telespettatori di Gold 78, ben ritrovati ancora una volta con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo verso le battute finali di questa lunghissima stagione, piena atmosfera playoff, playout, sogni infranti, sogni che continuano. Insomma, anche questa domenica le sorprese non mancheranno. Una domenica che come al solito dedicheremo in apertura alla Serie D con l'ultima giornata. La Leonzio, seppur perdendo, insomma, ormai da qualche settimana festeggia questa straordinaria avventura che la porterà alla prossima stagione in Lega Pro. E poi, come tutti ben sanno, playoff e playout di eccellenza, di promozione e anche un ingarbugliatissimo regolamento di playoff e playout anche per la prima categoria. Ma andiamo subito a presentare, come al solito, i nostri ospiti in questa puntata. Subito ritrovo con tanto, ma tanto, tanto piacere una colonna portante per molti anni della nostra trasmissione, ovvero Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo, ben trovato. Ciao Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ti trovo in forma. Ah, ti ringrazio. E hai seguito chiaramente anche tu la stagione 2016-2017, non da protagonista a Penalty, ma anche per il tuo lavoro di cronista su Prima TV. Devo dire, non come avrei voluto, però insomma, qualcosa siamo andati tra il sabato e la domenica. Insomma, il tuo amato Giarre, come è andato quest'anno? Il amato Giarre ha fatto un gran campionato. Ha fatto un gran campionato. Presidente, contentissimo. Tutta la dirigenza, devo dire, tutti gli sportivi giarresi sono tutti estremamente soddisfatti e si deve essere soddisfatti in relazione a quello che si è fatto. Assolutamente, bravo Carmelo Puglisi, che dunque ritorna anche se soltanto da ospite in questa puntata di Penalty. Invece alla mia sinistra abbiamo due importanti personaggi del mondo del calcio dilettantistico. Intanto andiamo subito a presentare Fabio Marletta, capitano del Troina, praticamente la prossima stagione in Serie D. Avete perso la finale di Coppa Italia, ma rimane comunque una grandissima stagione. Ciao Fabio, ben trovato. Buonasera a tutti. Contenti per quello che avete fatto? Contentissimo. Benissimo, adesso poi ci racconterai nei dettagli anche la trasferta fiorentina. E poi l'avete già visto, il ritorno di Angelo Laimò. Certo, non come lui, perché l'hai detto lui. Boh, eh beh, lui per 5 anni, insomma, all'interno di Penalty. Io sono uno che fa molta ironia comunque. È giusto, è giusto. Ed essere presente qua mi fa piacere, perché altrimenti... Lo so che tu ci tieni, perché insomma si parla anche un po' del calcio che ti piace. Ma io da quando, te lo dissi l'altra volta, quando ho saputo, io non la conoscevo questa trasmissione. Va bene, purtroppo. Anche giustamente, però ora succedere. Io la domenica non ci sono discute. Prima delle 9 non faccio mai niente. Benissimo. Ecco. Angelo, una battuta veloce su questo grande successo della Sicula. Ma la Sicula, io sono particolarmente contento, anche perché anche a Giarre io ho avuto delle varie esperienze dove credo di aver lasciato un buon ricordo, nel senso proprio di rapporti umani. Ho capito, soprattutto. Ho capito. A Lentini mi legano tante tante belle soddisfazioni. Un anno un po' tribolato, però alla fine concluso in maniera... Quindi sono contento, anzi ho mandato anche dei messaggi al grandissimo Avremo Saro. Un'altra squadra in Lega Pro il prossimo anno, e questa è una cosa sicuramente molto molto interessante. E come no? Allora, parliamo subito di Serie D e diamo anche lettura dei risultati di questa ultima giornata di oggi, domenica 4 maggio. Vi ricordo, e questo non dimenticatelo, l'appuntamento meraviglioso che vi aspetta a voi giorno 12 presso il teatro Nino Martoglio di Belpasso, con la serata, il gran galà del calcio dilettantistico con i Penalty Awards, che comunque voi di Gold 78 potrete rivedere poi la domenica successiva, domenica 18, a partire dalle ore 19. Torniamo indietro, parliamo appunto della Sicula Leonzio, può già partire la schermata di questi risultati di oggi. Allora, Due Torri, che come tutti ben sanno ha perso ancora una volta con la Versa Normanna, ha perso chiaramente a tavolino, ma questi sono i dettagli. Pomigliano batte San Cataldese 3-0, Castrovilla ribatte Palmese 2-0, Cavese batte Sersale 3-1, Rende batte Città di Gragnano 2-1, come ho già detto appunto il Due Torri ancora una volta sconfitto a tavolino, vittoria per la Versa Normanna, 4-1 della Frattese contro l'Igea Virtus, vince fuori casa il Città di Gela contro la Sarnese 1-0, Roccella batte Gladiator 5-2 ed infine sconfitta interna ma indolore, assolutamente indolore, per la Sicula Leonzio contro la Turris per 3-2. A questo punto diamo anche lettura di questa classifica finale del girone
girone I del campionato di Serie D. La Sicula Leonzio appunto con 76 punti, 66 per Cavese e Rende, 65 per Ligea Virtus, 56 per la Città di Gela, 55 per la Palmese, 53 per la Frattese, 50 per la Turris, 48 per il Gladiator, 46 Pomigliano, 45 Città di Gragnano, 43 invece la Versa Normanna, 42 punti per la San Cataldese, 39 per la Roccella, 32 per il Castrovillari insieme alla Sarnese, 13 per il Sersale ed infine due torri con 4 punti. La battuta la voglio fare giustamente anche con il nostro Carmelo. Carmelo, diciamolo pure, lo ha già confermato Angelo, vittoria della Sicula assolutamente strameritata. È stato un bel campionato quello di Serie D, perché crescerà l'anno prossimo la pattuglia siciliana in Lega Pro e questo di per sé è una bella notizia. E, il campionato della Sicula Leonzio ha entusiasmato tutti gli sportivi siciliani anche per come è arrivato, frutto di programmazione, anche la capacità della società, del presidente Leonardi, di intervenire in corsa con l'arrivo di Francesco Cozza, che credo abbia portato in tutto l'ambiente quel pizzico anche di esperienza, certo, di mentalità vincente. Insomma, Cozza è un personaggio, è stata una scelta che non ha bisogno di presentazioni, ha dato i suoi frutti positivi. È una scelta che ha dato i suoi frutti, giusti puntelli sul mercato. Non credo neanche che si siano fatti grandissimi investimenti, si sono messi a posto i puntelli giusti, si è scelto l'allenatore giusto, si è corretto in corsa quello che si doveva correggere. È lì che le 13 o 14 vittorie consecutive, adesso non ricordo la cifra esatta, non sono casuali. Vittoria meritata, vittoria che dà grande fiducia soprattutto a tutto il movimento calcistico. Sono assolutamente d'accordo, d'altra parte il tuo commento è sempre molto preciso, puntiglioso e soprattutto chiaro. No, ma tra parentesi dobbiamo anche sottolineare, secondo me Ettore, anche il positivo campionato un po' di tutte le siciliane. Beh, sì, perché è fatta eccezione per il Due Torri con questa bella favola che si è chiusa forse nel modo. Tutte le altre effettivamente si le sono altre comportate hanno bene, tutte certo, fatto un campionato più che dignitoso, gettando secondo me anche le basi con tanti giovani interessanti, gettando anche le basi anche per i prossimi anni, per continuare a fare altre strisce positive. Assolutamente giusto quello che dici. Fabio, invece un pensiero su questa Leonzio che non ritroverete in Serie D la prossima stagione, ma sicuramente credo che sia stata un'annata stratosferica per la squadra del presidente Leonardi. Hanno fatto un campionato veramente straordinario, anche perché proprio come ha detto 13-14 vittorie consecutive in un campionato, fanno la differenza in un campionato di Serie D non è semplice. Non è semplice. Se lo merita il presidente Leonardi, anche perché le società sane meritano di andare avanti. Bravo, le società sane debbono andare assolutamente avanti. Angelo, abbiamo detto che chiaramente la Leonzio ha fatto un campionato meraviglioso, organizzatissimo. Sono i numeri che parlano. Sono i numeri che parlano, però adesso io ti faccio una domanda. Ma è già pronta la squadra, secondo te, per la Lega Pro la prossima stagione? Allora, Ettore, io dico che quel pizzico di esperienza che ogni categoria ha... c'è un gap da c'è recuperare. C'è un gradino. Non c'è dubbio. Inevitabile. Però io credo che la squadra come struttura di base ci sia. Poi siamo il discorso, diciamo sempre, le società sane. Aveva ragione Fabio. Certo. Però sai, le società sane a volte vengono anche dalla disponibilità economica che tu hai alle spalle. Diciamo pure che finalmente una società sana è sana quando c'è un portafoglio sano. Per carità, poi c'è anche la gente di esperienza messa lì, perché sì, però c'è Finocchiaro che è da tantissimi anni che ormai è in queste categorie. Ma ci vogliono i budget però. Ecco, bravo. Veri, non sulla carta. Io credo che se un presidente mi mette o ci mette a disposizione una Angelo, rispetto lei ne ha viste tantissime, viste tantissime. Spesso si sono sperperati miliardi e milioni di euro. Guarda. Qui invece, per quanto oggettivamente ci sia un budget importante, però ho notato che Leonardo ha fatto le cose con una certa parsimonia. D'accordissimo, non ci sono stati gli sprechi che abbiamo visto in tanti, senza fare citazioni precise. Come sono finiti tutti altrove questi sprechi? Si sono fatti sprechi immondi, si è visto tutto il contrario di tutto. È vero, perché quando l'anno che eravamo a Lentini, quando c'ero io, purtroppo all'inizio si erano fatti degli investimenti un po' sbagliati. E per tante vicissitudini che non sto qua a raccontare, quel campionato di Serie D, per salvarsi, non dico quello che è costato, perché solo abbiamo... per salvarsi, quindi questa sì, è ancora peggio la ci cosa. Siamo salvati, vabbè, ma tu fai conto, Ettore, che
Il girone di andata noi eravamo retrocessi. E quindi giustamente. Quindi c'è stato poi aver preso avete dovuto fare l'investimento per salvarvi. Però voglio dire, alla fine la soddisfazione. Assolutamente, ci mancherebbe. Voglio sentire adesso il nostro inviato Dalentini, Enzo Sortino, che ha assistito a questa ultima ennesima passerella per la squadra della Leonzio. Tra l'altro so che questa sera c'è, insomma, la passerella proprio nel cuore di Lentini, con il pullman scoperto. Insomma, i festeggiamenti non sono ancora terminati, anche se tra poco inizierà anche la kermesse della Pullo Scudetto. Enzo, buonasera. Buonasera Ettore, buonasera ai tuoi ospiti. Non ti riesco a sentire, Enzo, se cortesemente buonasera, mi alzano Ettore. Il volume della cassa qui in studio. Adesso ti sento, perfetto. Buonasera. Allora, buonasera Ettore, buonasera ai tuoi ospiti. Allora. La festa continua. La festa continua. Continua stasera in Piazza Duomo con quello che si è visto già l'anno scorso della promozione che c'è stata, continua ancora un'altra promozione, stavolta in una serie molto più importante. Per quanto riguarda la Leonzio, nonostante la sconfitta, devo dire che quello che è stato detto in studio è la pura e sacrosanta verità, è stato disquisita in maniera davvero eccezionale. Bene, e adesso che cosa farete? Tu cosa farai questa sera? Non mi dire che salirai anche tu su questo pullman scoperto? No, io sarò in piazza ad assistere a questa ennesima festa, perché già una si è fatta in maniera abbastanza evidente e questa sera sarà ancora più bella perché sarà fatta nella piazza centrale, certo, di Lentini. Quindi tutto il centro di Lentini ancora una volta si stringerà ulteriormente con la squadra di mister Cozza. Allora, sì. Che dirti? Ci vedremo e ci sentiremo nelle prossime settimane. Io devo dirti una cosa. Sì. Perché Cozza stasera in sala stampa ha detto che ci sono rimasto male per la sconfitta, perché volevo ancora una volta una vittoria. Non c'è stata pazienza, però stasera non appena finisce la festa già la testa è alla Pull Scudetto. Bene, bene, giusto. Pull Scudetto, che ci saranno queste squadre. Sì. L'Arzachena, il Bisceglie, la Leonzio, la Fermana, il Gavorrano, Ravenna, Mestre, Monza e Cuneo. Insomma, saranno delle belle squadre. Sarà un bel campionato con una finale e semifinale che si disputerà a Fermo nelle Marche. Tra l'altro incomincerete quindi ad assaporare anche un po' di Lega Pro, diciamolo pure, perché alcune certo. squadre, la Fermana addirittura ha fatto la Serie B sino a un paio di anni fa. Certo. Monza anche più di la Serie B, infatti. Bene, allora buon divertimento a Lentini e ci sentiremo e ci vedremo prestissimo a Penalty. Grazie Ettore, saluto a tutti i tuoi ospiti. Grazie, grazie dunque al nostro Enzo Sortino che ha seguito per noi tutta la stagione della Leonzio. Chiaramente la prossima stagione non potrà seguire certamente la Leonzio per Penalty, perché come tutti ben sanno noi di Penalty raccontiamo solo ed unicamente il calcio dilettantistico. E a proposito di calcio dilettantistico, in settimana si è svolta una partita importantissima, la finale di Coppa Italia della categoria Eccellenza. Una squadra siciliana, dopo un percorso meraviglioso, è arrivata a giocarsi questa finale e noi qui abbiamo il capitano del Troina, perché questa squadra è il Troina. Allora Fabio, adesso tra poco vedremo il servizio così capiremo bene anche che cosa è successo, però prima di vedere appunto nel dettaglio l'incontro voglio sapere che cosa vi è rimasto di questa esperienza. Sicuramente è stata un'esperienza fantastica, tenevamo a vincere, purtroppo ci sono state delle vicissitudini che hanno portato a questa sconfitta, però ci è rimasto dentro veramente una grandissima esperienza. Avete anche ulteriormente assaporato un certo tipo di calcio, più impegnativo, più quasi professionistico. Sì, sì, anche se poi volendo abbiamo incontrato squadre nel cammino come Lamezia, squadre che hanno militato anche in categoria certo, superiore. Certo, certo. Quindi grande esperienza che vi servirà come bagaglio per la prossima stagione in sicuramente, Serie D. Sicuramente, giusto? A prescindere sicuramente. Da quelli che saranno i giocatori, perché tu sai qualcosa su cosa si muove sul mercato? Ancora, Troina, ancora è presto. Però ancora stare festeggiando, sì, diciamo. Sicuramente il presidente però allestirà una squadra competitiva. Benissimo. C'è da fare i complimenti alla sua società, ai giocatori, certo, anche perché, certo. Anche perché voglio dire, non è facile anche per un discorso anche mentale, cioè lottare per due traguardi è sempre chiaro, in testa, perché chiaro, in Coppa chiaro, Italia chiaro. Sempre avanti, in campionato sono stati sempre primi, secondi, è vero, è vero. Quindi voglio dire anche un dispendio di energie nervose notevole. Non di poco conto, perché quindi, alcune partite si incastravano anche con la Coppa, esatto, quindi non era facile. Merito ai giocatori, all'allenatore e alla società che è riuscita
a tenere unito questo gruppo veramente. È vero. Allora guardiamoci questo servizio dove si racconta questa vittoria del Villa Biagio contro il Troina, e tra poco sentiremo anche cosa ne pensa Carmelo su questa grande cavalcata comunque del Troina. Guardiamo il servizio. 3 maggio 2017, Chuck si gira, anzi si scrive la storia. Il Villa Biagio c'entra il triplete, eguagliando l'impresa compiuta 10 anni fa dalla Pontevecchio. Ma quello che resterà impresso negli annali è il modo in cui i rossoblù del patron Vicaroni mettono in bacheca la Coppa Nazionale di Eccellenza 2016-2017, battendo 3-2 il Troina nella finale di Firenze. 3 minuti e al Gino Bozzi, infatti, il Villa Biagio è già sul 2-0, grazie al gol di Vergaini e al sigillo di Tomassini. Quando poi Tomassini al 19esimo firma la doppietta personale, ecco che già iniziano a scorrere i titoli di coda, se non fosse per l'argentino Melillo che nella ripresa prova a riaprirla con un 1-2 che ne fa il migliore dei siciliani. In avvio, come detto, il Villa Biagio, schierato da Massimo Cocciari con il 4-3-1-2, con Kicker in porta, Nofre, Alessio Ciurnelli, Cenerini e Vergaini in difesa, Leonardo Agostini, Goretti e Trequattrini in mediana, con Gramaccia alle spalle di Porricelli e Tomassini, è padrone del campo fin dalle prime battute. Neanche il tempo di prendere posto sugli spalti, che Vergaini batte una rimessa con le mani, sponda di Gramaccia, sombrero del capitano su De Sousa e tiro cross che batte un incredulo Lizzoni. Sono trascorsi 24 secondi ed è già 1-0, ma la giostra ha appena iniziato a girare, sì, perché trascorrono 3 minuti e Nofri pesca Porricelli che prolunga di testa, Tomassini brucia del gol e da bomber vero batte Lizzoni, 3 minuti e 26 sul cronometro e Villa Biagio sul 2-0. Il Troina, senza i difensori Russo e Silvestri squalificati e l'attaccante Diallo infortunato, non accenna reazione, anche perché Tuninetti se ne sta lì sacrificato davanti alla difesa, con i siciliani che di fatto perdono un uomo in mezzo. Il 3-5-2 disegnato da Pagana vede infatti Lizzoni in porta, del Col, Marletta e Orlando a comporre la difesa a 3, Souare, De Souza, Tuninetti, Ottavale, Fricano e centrocampo con Romeo e Adeyemo in avanti. In campo c'è solo il Villa Biagio che al 19esimo cala il tris, Nofri c'entra dalla destra, sul secondo palo sbuca Tomassini che non perdona, complice anche un Lizzoni in giornata decisamente no. Villa Biagio sul 3-0 e alla mezz'ora così Gramaccia vorrebbe dedicare un gol al piccolo Ale, nato da appena 3 giorni, ma dopo aver rubato palla ad Orlando non trova lo specchio. I siciliani pescano allora in panchina, fuori l'ex Castelrigone Fricano, dentro Melillo per aumentare il peso offensivo, e sarà un cambio determinante perché il fantasista fa subito rimpiangere la scelta di non averlo schierato dall'inizio. 4 minuti dal suo ingresso in campo e al 38esimo ecco che colpisce così il palo alla destra di Chicri. Nel finale di tempo Agostini col 10 sulle spalle prova a fare il numero 10, poi sale il nervosismo nel Troina e Ottavale rischia il secondo giallo dopo questa entrataccia su Goretti. Si va all'intervallo sul 3-0 e nella ripresa Porricelli sfiora subito il poker su punizione. I siciliani non disdegnano qualche buona randellata e si affidano alle giocate di Melillo, oggettivamente fuori categoria. L'argentino così in 2 minuti prova a riaprire una partita chiusa. Al 65esimo sorprende Chicri con questo destro dalla distanza per il gol del 3-1. E al 67esimo gela i tifosi rossoblù quando si invola sulla destra. Dribblano un fazzoletto Trequattrini e spara il destro del 3-2. Cocciari toglie un Tomassini sfinito per Cardarelli, il Troina ci crede, ma Vergaini e compagni si difendono con ordine senza più subire tiri nello specchio. Dopo 6 minuti di recupero può esplodere la gioia rossoblù, l'impresa è realtà, il Villa Biagio è sul tetto d'Italia. La grande stagione dunque del Troina, ancora una volta pur perdendo, è uscita a testa alta, in campionato è arrivata seconda, ma poi in virtù proprio della finale giocata contro il Villa Biagio, insomma la squadra, la società accederà la prossima stagione alla Serie D. Battuta con Carmelo e poi sentiremo anche i nostri ospiti, soprattutto Fabio, il capitano del Troina. Una stagione comunque da incorniciare. Una bella stagione, non era facile per il Troina, che sì, aveva allestito una squadra competitiva, il direttore Cammarata, mister Pagana, avevano pensato e programmato una stagione estremamente competitiva, però l'essere stati inseriti nel girone A, c'erano
tante scommesse da vincere quest'anno. Sono stati al vertice sia in campionato che in Coppa. Il salto in Serie D è il premio meritato per un lavoro che continuerà. Secondo te questa è una squadra già pronta per la Serie D oppure avrà bisogno di qualche piccolo aggiustamento? Secondo me sì, secondo me questo assetto è già pronto per la Serie D. Probabilmente ci sarà ad esempio qualche altro innesto, possibilmente qualche altra scoperta di Pagana. Ci sono spesso questi ragazzi stranieri che riescono a pescare con trascorsi anche in settori giovanili importanti, probabilmente qualche altro junior, qualche altra scommessa di Pagana e la squadra è pronta per la Serie D. Ho capito. E allora Fabio, parliamo di questa partita. Effettivamente qualche inconveniente è successo durante l'incontro, però non possiamo pensare che perché c'è stata una giornata di qualche giocatore la stagione non è andata bene. È andata male forse questa partita, ma rimane, come hai detto bene tu, un'esperienza indimenticabile. Senza dubbio, anche perché abbiamo concluso con essere campioni di Sicilia e vice campioni d'Italia, quindi è normale che sia stata una stagione da incorniciare. Ho capito. Poi vedi anche in questo, ora non vedevo ora il filmato, sì. Anche in questa partita una squadra che dopo 20 minuti ho visto perdeva 3-0, cioè a imbarcarti un 6-7-0 non ci vuole niente, invece hanno reagito e rischiato tra virgolette di pareggiare anche questa, quindi anche questa forza morale è importante. Questa viene anche dall'allenatore che stimola molto questi ragazzi. Tra l'altro Villa Biagio che comunque aveva già una bella esperienza nella categoria, insomma è una società con grandissime prospettive. È una marchigiana come squadra, Angelo. Sì, ma poi credo che abbiano vinto campionato, Coppa. Sì, Coppa, sì, hanno fatto il triplete. Appunto, hanno fatto il triplete. Quindi il voglio dire. Fabio, volevo domandare, cosa è successo nel primo tempo? Perché questo Torino dai due volti? Primo tempo quasi impauriti, secondo tempo invece avete giocato come sapete. Guarda, non è stata una questione di paura. Purtroppo in queste finali sono partite secche, possono succedere questi inconvenienti. Come dicevano, stare a 15 minuti già sul 3-0 è t'ammazza. Però siamo riusciti col gioco a prendere un palo, non ci hanno dato un rigore, abbiamo fatto anche due gol e alla fine stavamo riuscendo pure a pareggiarlo. Beh, succede dall'altra parte. Ma il primo gol, Giuseppe, mi diceva proprio dopo 30 secondi pigli e dopo 3 minuti già sei sul 2-0. Succede. Oh, ragazzi, veramente ci vuole non una forza succede, di quelle. Succede. Magari un toro t'ammazza. È vero. Senti, Carmelo, invece, per quanto riguarda la stagione globale del girone A del campionato di Eccellenza, sottolineiamo comunque la vittoria anche del Pacheco. Adesso torniamo, alla regular season, mettiamo da parte la Coppa Italia. Sì, il Pacheco è da un po' di anni che ci provava, aveva già una buona intelaiatura negli anni passati, poi c'ha davanti quel fenomeno che è Davide Testa, che ha fatto la differenza. Ed è tutto. Anche se secondo me il Pacheco, almeno per quello che ho letto, perché poi sai, il girone occidentale lo leggiamo sui siti, lo leggiamo sui giornali, le partite vanno viste. Chiaro. Probabilmente però, questa è una mia opinione che può lasciare il tempo che trova, il Pacheco secondo me deve sistemare qualcosina in più per la Serie D rispetto al Guarda, Torino. Non si sa neanche, le voci lo vogliono che si trasferisce a Marsala il titolo, insomma c'è anche un po' di gran confusione. Dico, su questo, limitiamoci all'aspetto tecnico, a quello che abbiamo. Sì, attualmente sì, possiamo parlare solo di questo. Visto. La mia opinione, insomma, per quello che ho letto, so che forse più il Troina è già pronto per la Serie D. Questo credo che siamo tutti d'accordo. Nonostante insomma la classifica, poi il Pacheco si è arrivato avanti. Allora parliamo di playoff del campionato di Eccellenza Girone A. Si sono svolti appunto i playoff. Il Dattilo Noir era in trasferta contro il Riviera Marmi, ha perso 2-1, quindi Riviera Marmi giocherà la finalissima contro la Folgore Selinunte, che a sua volta ha battuto l'Alba Alcamo. Complimenti dunque al Riviera Marmi, ma complimenti anche alla Folgore. Sarà una partita da non perdere, perché credo che siano due squadre super attrezzate. Tra l'altro il Riviera Marmi si è riorganizzato dopo un po' il trambusto di un paio di settimane fa, e se non sbaglio adesso dovremmo avere al telefono proprio l'allenatore del Dattilo, che oggi purtroppo ha perso contro questa Riviera Marmi, la riorganizzata Riviera Marmi. Qualcuno l'aveva data per morta, invece poi alla fine ha tirato fuori forse anche l'orgoglio. Abbiamo Massimo Formisano al telefono. Massimo! Sì,
sì, buonasera. Buonasera Massimo. Allora, ci eravamo sentiti questa mattina, l'atmosfera sicuramente all'interno del tuo gruppo era molto molto alta, galvanizzata. Parlaci velocissimamente di questo incontro. È stata una sconfitta, ma credo che probabilmente avrai detto anche la tua. Io non ho visto la partita, ma sì, posso immaginare, sì, no, questo. Beh, se devo dire la verità, siamo arrivati un po' sgonfi a questa partita. Sarebbe stato bello disputare i playoff immediatamente. La squadra onestamente mi è apparsa molto rilassata, loro avevano un po' di motivazione in più e credo che abbiano vinto meritatamente. Ho capito. Onore dunque alla Riviera Marmi? Ma sì, sicuramente. I ragazzi volevano dimostrare che insomma di avere superato quei problemini che hanno avuto in settimana, in questi giorni, e ci hanno prestato tantissimo, anche quando il secondo tempo poi hanno abbassato un po' i ritmi, noi abbiamo cercato di fare qualcosa, però siamo stati molto confusionari e non siamo riusciti a metterla sul binario giusto, quindi sicuramente meritatamente passano avanti loro. E in certo. Senti Massimo, per chiudere, una battuta velocissima. A questo punto della stagione tirerete le somme e credo che tutti promossi. Cosa succederà la prossima stagione invece? La domanda che un po' tutti ci poniamo. chiedetelo al Presidente. No, noi dai. Abbiamo finito una stagione che non era iniziata per niente bene, con un crescendo in campionato, con 5 vittorie sulle ultime 6 partite, quindi sicuramente molto soddisfatti, perché ancora una volta abbiamo fatto vedere che anche Dattilo nel suo piccolo sta lavorando bene in questi anni. 2 playoff nel giro di 2 anni vuol certo. dire che qualcosa di buono si è fatto. Assolutamente. Allora noi ti salutiamo, adesso arriverà il doveroso riposo, perché dopo tutto questo stress delle finali, insomma, credo che sia fondamentale. Domani si va al mare. Benissimo. E speriamo di vederci anche ai Penalty Awards il 12 di giugno. Grazie a Massimo Formisano. Buon proseguimento. Grazie a Massimo Formisano. Dattilo Noir, ospiti che capite di calcio. Non lo conosco, siamo come allenatore, però me ne ha parlato ne bene. Parlano sempre bene di Massimo Formisano. No, un ragazzo che gioca con loro e che giocava è un 90, sì? E che giocava con me ad AC Sant'Antonio, fu il primo anno che fece l'eccellenza. Tu hai una miriade di figli Pisciotta, sparsi. Pisciotta, un centrocampista buono, sì. buono. Lui e Bognanni venivano dalla primavera del Catania, sì? Ma due ragazzi del 90, uno migliore dell'altro. Ma il Dattilo il prossimo anno tornerà a fare per ancora l'eccellenza. Ma mi ha parlato bene, io non lo conosco, ma ho detto no, lo sai, sì, sì. Angelo, che è un buon allenatore davvero. Ha un grande giro intorno al suo, nome. Sì, vedremo cosa succederà, perché poi le realtà piccole sono anche fondamentali. Prima di parlare ancora con Fabio Marletta, proprio sul Dattilo Noir, sottolineiamo che Riviera Marmi in settimana, insomma, non si sapeva neanche se questa partita, insomma, la giocasse, mentre invece la Folgore Selinunte lì, anche vincendo oggi i playoff, si giocherà questa finalissima. Tenterà secondo te l'ascesa in Serie D? Ma una volta che vinci devi provare a vincere la finale, poi ti giochi tutto nel doppio scontro con la vincente dei playoff calabresia. Adesso è un terno all'otto sicuramente di questo, fra le due secondo me la Folgore più del Riviera Marmi è favorita. A questo punto però la componente fortuna gioca un ruolo fondamentale. A oggi ti posso dire, sempre ripeto la premessa per quello che uno legge, che la Folgore probabilmente è più attrezzata e può giocarsi più chance per il salto in Serie D. Certo. Fabio, la Folgore l'hai incontrata, il Pacheco lo hai incontrato e ci avete pure anche perso, la Dattilo Noir anche, Riviera Marmi anche, la finale sarà appunto Folgore e Riviera Marmi. Chi vedi a questo punto favorita? Perché tu li conosci molto bene queste realtà. Io vedo favorita la Folgore anche perché ha il doppio risultato. Certo, e poi anche perché giocheranno in casa, infatti. Ha anche alcuni giocatori di categorie importanti, quindi secondo me sono più favoriti loro. Però come partite secche così... Certo, poi chiaramente c'è il discorso che vincendo la finale poi si continuerà il percorso e lì è ancora un po' più tortuoso. Quello più tortuoso è quando incontri le squadre... Per è quel vero. Po' di esperienza, quelle pugliesi è vero. Adesso sono molto molto attrezzate. Sono molto difficili ambienti, da battere. E ambienti anche quelli un poco particolari. Noi ne sappiamo qualcosa. Hai visto Altamura? Lì sono posti particolari veramente. Carmelo, allora mi hai detto che la Folgore sulla carta, come mi ha confermato anche Fabio,
sulla carta dovrebbe essere la squadra da battere per questa finale playoff. E per il proseguo, proprio tenendo presente quello che diceva Angelo, che poi le difficoltà nasceranno al di là dello stretto? Al di là dello stretto direi che tra le due, tra il girone A e il girone B, maggiore strada, chiedo perché credo che la, correggetemi se sbaglio, la vincente del girone A trova la Calabrese, mentre il girone B giocherà con la Pugliese. La Puglia, cioè, possiamo dirlo, tra poco lo vedremo, la Cireale, sì, troverà invece l'avversario in Puglia, e credo che sia maggiormente più agevole l'impegno in Calabria sotto il profilo ambientale. Perfetto. Rispetto alla Puglia, che come dicevano giustamente sia Angelo Lainò che Fabio Marletta, la Puglia è storicamente sempre, ci è sempre più ostile. È vero, è vero. Evitano, è vero, la Campania. La Campania è fuori concorso. Evitiamo la Campania, va fuori concorso. Evitiamo la Campania. Potrei raccontarvi degli episodi che non è il caso. Non è il caso, se in questo momento. No, siamo, no, no, lasciamo sì, perdere. Teniamocela stretta lo stesso, la Campania comunque. E dobbiamo invece parlare di una realtà palermitana, la Parmonval, che quest'anno si è salvata con un allenatore molto conosciuto che si chiama Corrado Mutolo, che dovremmo avere tra l'altro in collegamento, perché voglio sentire un pochettino come è andata per lui la stagione, come è andata per lui anche comunque tutta la stagione per la società della Parmonval. Corrado, pronto, sei in linea? Sì, buonasera. Ecco. Scusate se certe volte non vi sento perché sto rientrando, che sono da vedere Folgore Alcamo, bene. Sono in autostrada. Ma il campionato per te è finito, Corrado, a questo punto riposati, perché ancora partite? Perché purtroppo non ne posso fare a meno. Diciamo, è vero, è vero, gli allenatori devono essere sempre, sì, sempre, sì, attenti, sì, sì, a tutto. Che stagione è stata per la Parmonval questa 2016-2017? Abbiamo fatto, credo, per quelle che sono state pure le problematiche, un'ottima stagione, perché abbiamo avuto comunque parecchi infortuni durante l'anno, abbiamo buttato al vento molte partite perché la squadra poco esperta per la categoria, però insomma credo che abbiamo fatto, almeno i lavori dicono questo, che abbiamo fatto per la rosa che abbiamo a disposizione un ottimo campionato. Certo. E quindi va bene così. La prossima stagione a questo punto forse dovreste pensare un po' più in grande? Non vorrei esagerare. No, ma credo che noi partiamo dal presupposto che non aspettiamo altro che iniziano i lavori, perché quest'anno la Parmonval dovrebbe avere un campo diverso da quello che è attualmente, perché dovremmo fare il campo sintetico, si aspetta l'orchestra per iniziare i lavori, quindi poi con una struttura diversa che diventerà il piano d'occhiello a Palermo, potremmo, non dico ambire, ma sicuramente fare un campionato un po' più società storica a Palermo, quindi voi siete veramente ormai un punto di riferimento nel calcio dilettantistico, Corrado. Sì, sì, ma la Parmonval ormai credo che si è ritagliato un grande spazio, si è ritagliato, sì, un grande spazio. È certo che è l'unica società che ha sempre fatto l'eccellenza da 10 anni, quindi fatta da una dirigenza comunque molto competente, di ex allenatori, di dirigenti che hanno giocato a calcio, e quindi sanno quello che vogliono e masticano calcio da una vita. Senti, per chiudere, ti volevo, sì, chiedere una curiosità che mi è sorta in questi ultimi giorni guardando anche alcune vostre fotografie. Tra l'altro dopo questa telefonata vedremo proprio un video che riassume per brevi spazi e tempi la vostra stagione. Ma cos'è questo fatto che siete andati a Santa Rosalia? Cioè, avete fatto un voto nella speranza di una, sì, salvezza? Sì, perché è stata una cosa simpatica questa. Sì, sì, no, l'avevamo fatto perché ci fu un momento della stagione che sembrava che andava tutto storto, infortuni, partite buttate al vento, all'Icata abbiamo perso una partita dopo che siamo chiedere impossibile, sembrava un'annata segnata, quindi a un certo punto ci siamo affidati alla nostra padrona di Palermo e quindi... Allora potremmo dire che è stata una santa salvezza? Esatto, perfetto. Parole tante collegandosi. Bene, bene, bene. Allora io ti auguro a questo punto un buon riposo, perché dopo una stagione travagliata io credo che anche gli allenatori debbono un attimo staccare la spina. Anche perché il campionato d'eccellenza sembra un campionato facile, ma è intenso perché è lunghissimo, molto, e poi non puoi perdere una partita perché sennò entra in crisi tutto l'ambiente. Certo.
certo, sì, benissimo, grazie ancora Corrado. Allora, grazie a voi, buon proseguo, buon proseguo. Grazie. La Santa Salvezza è stata, insomma, forse Santa Rosalia che ha permesso, Carmelo, di salvare questa stagione alla Padova, anche se credo ci siano i presupposti. Queste cose però aiutano al di là del voto, insomma, si può credere o non credere, però queste cose aiutano a fare gruppo, aiutano a cementare lo spirito di una società, lo spirito tra i giocatori, tra i dirigenti, nell'ambiente. Io credo che, insomma, il fine di realizzare iniziative del genere sia anche questo, quello di fare squadra. Poi prevalentemente la Parmonval, proprio per sua filosofia, è composta prevalentemente da giocatori palermitani, quindi certo, insomma, questo certo. aiuta tanto, e credo, insomma, che questa è una bella... a trovare Santa Rosalia è tutta di salita, cioè non è neanche una cosa facile la camminata. Sì, ma infatti proprio per questo credo che vada sottolineato proprio l'aspetto di quanto questa sia proprio una bella iniziativa di gruppo che cementi ancora la filosofia di questa società ormai storica, che soprattutto, devo dire, ha ottenuto da anni risultati buoni anche con la prima squadra, sì, come noi raccontiamo, ma in realtà col settore giovanile, sia negli allievi, nei giovanissimi, e una presenza stabile nel torneo regionale in tutte e due le categorie. Credo che la Parmonval sia una dei modelli siciliani calcistici da seguire. Perfetto, e allora noi, per omaggiare questa Santa Salvezza, vogliamo dedicare una clip appunto alla Parmonval. Ricordate bene, l'appuntamento con i Penalty Awards sarà per il 12 di giugno, a partire dalle ore 18, ingresso libero, potrete assistere a questo gran del calcio dilettantistico siciliano. Sì, ci entriamo tutti quelli che verremo allora, a quel passo. Noi abbiamo avuto la fortuna di, insomma, negli anni di cambiare tante location. Mi ricordo anche un anno che siamo stati al cortile Platamone di Catania, che abbiamo riempito sempre, perché siamo sicuri che questa manifestazione, e qui Carmelo poi tra poco me lo potrà confermare, è diventata veramente un riferimento, e siamo contenti che venga tanta gente. Allora, vengo prima o pomeriggio, se si viene vengo un po' prima è più facile trovare posto. Beh, certo, nessuna location è adeguata, perché qualunque location è sempre stretta, nemmeno il Massimino ci basterebbe. Tu esagerare. Allora, veniamo presto. Allora, parliamo adesso del girone B del campionato di eccellenza. Abbiamo già la schermata dei playoff, che poi è soltanto una partita, è la finalissima, Acireale Pedara San Pio X, che si è conclusa 1-1 dopo i tempi supplementari, con la San Pio che era passata in vantaggio, l'Acireale che ha pareggiato al 30° con Contino, mentre il gol della San Pio era di Furnò, e poi c'è stata anche un'espulsione nei confronti dell'Acireale, un calcio di rigore sbagliato dalla San Pio. Carmelo, a questo punto evidentemente il destino è stato favorevole per la squadra di Catalano, un po' meno per la squadra di Pidatella.
Ma intanto non so con chi troverà in finale, probabilmente troverà, se dovesse trovare il Casarano sarà sì. Un tuffo nel passato, ai Casarano, a Cireale. Dei tempi migliori. Dei tempi migliori, insomma, correva l'anno 1992-93, ma al di là della nostalgia, la Cireale passa il turno, arriva, vince i playoff regionale. Certo la formazione di Catalano non arriva nelle migliori condizioni a questo appuntamento, anche oggi ha faticato non poco per avere ragione della Pedara San Pio X, come dicevi tu ha sbagliato un rigore, è stata una partita estremamente combattuta, intensa, specie dopo il cambio allenatore, insomma dalla Cireale si aspetterebbe un altro passo, anche perché adesso si andrà a giocare una stagione per la Cireale, per questa nuova società del presidente Stracuzzi. Sei ottimista? E per tutto l'ambiente sarebbe è fondamentale tornare in Serie A. E sei ottimista? Se devo essere sincero, no. No, vabbè, vediamo un po' se lo sono i nostri ospiti. Allora, Fabio, beh, Cireale per te è una piazza anche che ti fa venire tanti ricordi, ma tutto questo trambusto in società, allenatori che vanno via, allenatori che arrivano, presidenti che ci sono, che non ci sono, un po' di confusione, questo poi crea dei problemi all'interno di una squadra che poi deve giocarsi una partita di finale. Per esempio oggi, oggi la San Pio per un attimo può darsi che ci ha creduto. Senza dubbio, come hai detto tu, fare calcio da Cireale è una cosa molto difficile, anche perché chiedono tanto e quindi i ragazzi non puoi sbagliare. I ragazzi se non sono abituati a determinate pressioni non reggono. Però c'è anche da dire, come ha detto il tuo ospite, che bisogna tutti questi cambi, tutte queste cose che ci sono ogni anno non fanno bene. Non soltanto da Cireale, non soltanto da Cireale, diciamola questa cosa. Non fanno bene, non aiutano. Tu che non sei un capitano e quindi conosci bene o male un termometro all'interno di uno spogliatoio, certo, sai benissimo che la serenità è un'arma in più, soprattutto anche per delle partite importanti. Senza dubbio. Senti, adesso che cosa succederà con questa trasferta in Puglia? Sarà una partita difficile. Noi, dalla nostra esperienza, abbiamo preso l'Altamura, non abbiamo trovato un bellissimo ambiente. Mi ricordo che ci furono anche degli scontri fisici, il pubblico, dirigenti. Secondo me sarà determinante il sorteggio per chi giocherà il ritorno in casa. Certo, quindi questa cosa potrebbe essere un campanellino d'allarme per tutto l'entourage di Cireale, allora. Sì. Da fare molto attenzione. Senza dubbio. Benissimo. Ottimista? Ci sono tanti amici miei, spero che vadano avanti. Benissimo. Angelo, io con te da che parte posso iniziare quando devo parlare di Cireale? Da che parte devo iniziare? Io ti dico una cosa, io invece ti parlerei un attimo della San Pio. Ah, sì, giusto, per perché il semplice, ancora non no, per il semplice motivo che ha fatto un Orazio Pietrella con la sua squadra, ha fatto un gran bel campionato. Vero, è vero. E questa è una mia opinione molto personale, che dico e ribadisco che se non avessero avuto l'infortunio di Roberto Cortese, sì, non so sto campionato come finiva. Cioè, quindi tu pensi che fattore esterno, cioè un infortunio, poi alla fine ma quando ti si infortuna la punta centrale, uno che ti fa 15 gol ogni anno, Roberto era con noi a Lentini, era ancora juniores quando giocò con noi in coppia con Ercolano, e ancora il ragazzo, che lui è un 84, ma già 84 ragazzi, quindi per me è stato molto importante lungo infortunio. Questa cosa un po' dispiace, no? Cioè la San Pio con un grosso gruppo, con un allenatore secondo me super preparato. Non c'ha un supporto, d'altronde... Sai, il pubblico incide poi alla fine. Ma no, come incide, ma incide il discorso quando noi eravamo insieme con Fabio ad Cireale. Noi che eravamo l'altro Cireale, quello che poi diventò, sì, noi avevamo 50-60 persone, erano tutte le fidanzate, il papà, quindi noi eravamo, veramente era un'oasi di tranquillità. Il tifo è fondamentale. Sì, però noi in quella piazza eravamo tranquilli perché noi eravamo primi in classifica con una squadra, è un gruppo che avevamo, guarda, davvero uno dei gruppi più coesi dove io sono stato come dirigente. Ho capito, adesso voglio fare un giro. No, è vero. Cortese ha fatto la differenza. Inciso, anche perché io penso che Cortese sia stato forse
uno dei pochi giocatori quest'anno in grado di fare veramente la differenza. Io ho avuto modo di vedere per quest'anno, ad esempio, Giarre Pedara San Pio X. A Giarre ha deciso un gol di Roberto Cortese. Tu hai visto che lui era l'unico giocatore in grado di spezzare l'equilibrio della partita. Adesso, per chiudere un po' il discorso riguardante questo girone B del campionato d'eccellenza, giustamente abbiamo incensato la Cidiale che ha vinto questa finale, abbiamo parlato della San Pio, ma una battuta sul Palazzolo. Nel frattempo possono già partire alcune immagini proprio su questo Palazzolo che effettivamente però l'ha anche meritato. La merita del, allora, del Palazzolo, secondo me, Ettore, del Palazzolo mi ha colpito una cosa in particolare, la ricchezza dell'organico. Effettivamente Pippo Strano aveva una serie di alternative e una varietà di soluzioni in tutti i reparti che poi alla fine ha fatto la differenza. Questo cosa ci fa pensare che a questo punto, alla prossima stagione, anche il Palazzolo partirà con l'intento, forse, chissà, di vincerlo anche questo girone di Serie D? Il Palazzolo teoricamente parte già da una buona base, tutto dipende cosa vorrà fare la società, considerato che Palazzolo e Siracusa sono gemelle, quindi bisogna anche capire anche cosa succederà anche a livello societario complessivo. È chiaro che questo Palazzolo con 4-5 puntelli in più, non dico che può ripetere il cammino della Sicula Leonzio, ma siamo lì. Certo, assolutamente. E, Fabio, abbiamo detto del Palazzolo, voi non l'avete incontrato perché chiaramente eravate nell'altro girone. Siete fortunati di non averlo avuto nel vostro girone, questo Palazzolo? Era veramente una squadra troppo arcigna che vi avrebbe potuto creare forse anche qualche problema? Sicuramente era una grande squadra, poi soprattutto con gli innesti che hanno fatto a dicembre, cioè giocatori come Baiocco che hanno militato in Serie A. E sono giocatori che fanno poi anche un po' la differenza. Sono carismatici, è vero. Quindi sotto questo punto di vista tutti contenti di non averlo avuto, soprattutto nel girone A. Sarebbe stato bello incontrarli, anche perché noi eravamo abbastanza forti. Sicuramente. E poi Pippo è uno che... Poi Pippo, insomma, poi quest'anno ha avuto anche suo fratello Graziano, che è eccezionale. È vero. Quindi voglio dire, hanno fatto una accoppiata di fratelli. Carmelo diceva che comunque il Palazzolo, effettivamente, con qualche piccolo inserimento, potrebbe dire la sua in Serie D la prossima stagione. Ma sicuramente, perché il Palazzolo è anche una società strutturata, non è una società che oggi c'è, domani mattina. Anche quello è fondamentale. Quando tu hai una struttura societaria, un allenatore come Pippo che ha esperienze, un motivatore, e uno che vede la partita. A me hanno detto, io non l'ho visto, ma quando lui è andato a Cereale, mi hanno detto che lui era andato là per vincere la partita, e mi hanno anche detto che meritava anche di vincerla. Persone dell'ambiente del Cereale. Pippo Strano, allenatore, ha avuto anche un'evoluzione. Anche tattica, noi Pippo direi, Strano eravamo appunto a conoscerlo appunto nella sua veste di motivatore, il carattere. Oggi le sue squadre giocano anche bene. Ma allora forse ci scordiamo che Pippo ha allenato oggi la Cereale. Oggi le sue squadre giocano anche bene. In Serie C, voglio dire, quando c'era Pulvirenti, Pippo è stato in panchina in Serie C. Non ora, stiamo parlando di almeno 15 anni fa, dire. Quindi è uno che è uno che ormai... All'ingresso di Pulvirenti nel calcio. Esattamente. Quindi è uno che ha la sua esperienza. Ma vedi, è anche importante in queste categorie, per me, è anche importante avere un allenatore, un motivatore, perché se tu non hai uno che ti carica, e lui è uno che carica in una maniera alla Giovanni Campanella, esatto, ad esempio, in questo diciamo che Pippo Strano è il numero uno. No, io però metterei anche Pagana, adesso ce l'ho oggi anche Fabio. Pagana è già uno stile diverso. Quindi io parlo di quelli che conosco. Certo. Uno di questi qua è, ad esempio, Giovanni Campanella, è un altro, è anche lui con esperienza, ha vinto campionati, e quindi è un motivatore davvero anche lui, è uno che vede la partita assolutamente. Allora, dobbiamo chiudere questa prima parte con un progetto di solidarietà, perché nel calcio ci sta anche la solidarietà. Angelo, Carmelo, Fabio, oggi i nostri ospiti vedranno questa clip dedicata ad una manifestazione che si è svolta giorno 3 maggio, quindi qualche giorno fa. La manifestazione si chiama Un gol per la solidarietà, organizzato dal gruppo Italia 20 di Luca Napoli. Ci guardiamo questa bella clip, così un po' ci rilassiamo, poi passeremo i saluti dei nostri ospiti per questa prima parte, e poi nella seconda parleremo di promozione e di prima categoria.
dodicesima edizione per quanto riguarda la manifestazione Un gol per la solidarietà. Ancora una volta la nostra bellissima Catania ha risposto ok per un evento che è già nella storia. Davide Baiocco, anche lui in questo grande spettacolo sulla solidarietà. Ecco, hai detto bene, sulla solidarietà. Oggi l'importante è esserci, essere un piccolo veicolo, no? Noi siamo un'attrattiva per la gente affinché questo spettacolo riesca al meglio, affinché l'organizzazione di Luca Napoli riesca bene come è sempre riuscita in questi anni. Quindi essere qui per me è un piacere e un onore. Io penso che questi sono eventi a cui non bisogna assolutamente mancare, sperando di poter regalare qualcosa in più a chi ne ha veramente bisogno. Sono orgoglioso di essere qui a partecipare a questo evento per la beneficenza, ma a maggior ragione perché questa beneficenza oggi si terrà nella città che mi ha adottato per tanti anni. La solidarietà come punto fondamentale per un evento tutto siciliano, ma anche e soprattutto tutto catanese. No, beh, sicuramente è bello perché sono giornate che si cerca di aiutare, diciamo, persone che hanno meno fortuna di noi, quindi essere qua è un bel segnale, c'è tanta gente, c'è entusiasmo, c'è una bellissima giornata e mi auguro che gli spalti sono pieni, quindi si uniscono tutte le tre cose per ottenere una bella giornata passata tutti insieme. La solidarietà al primo posto, come sempre, dove c'è solidarietà sicuramente sono persone che sono disposte ad aiutare, e noi in Italia siamo campioni, in Sicilia ancora di più. Herbert Betta, ma a che punto è secondo te il campo? È un buon giardino? È ottimo, devo dire che l'hanno tenuto bene, spero che vincano qualche partita in più. Non parliamo di musica, ma parliamo di solidarietà. Beh, un testimonial unico, mitico, praticamente le hai fatte tutte le edizioni di questa grande manifestazione tutta catanese. Sono affezionato a Catania, Luca Napoli è un grande amico, la città anche nella musica e nel rock ha una sua grande storia, quindi per me è come da Milano venire a Catania come tornare a casa. Poi c'è un motivo valido, comunque quello della solidarietà, bello il fatto che Luca pensi alle famiglie catanesi, quelle che hanno bisogno, c'è bisogno di tutti al mondo e noi ci muoviamo sempre per tutti, però mi fa orgoglio muovermi per qualcuno di italiano che ha bisogno qua in Italia. E chi diventa in qualche modo popolare, che arriva al cuore della gente, poi deve mettere a disposizione anche della beneficenza, della solidarietà, questa popolarità che serve a richiamare tanta gente allo stadio. Quindi grazie soprattutto agli organizzatori che ogni anno ci mettono il cuore per realizzare questa manifestazione, ma poi al pubblico, ai giovani, ai ragazzi che anche oggi stanno riempiendo di emozioni, di entusiasmo e di solidarietà per l'appunto il Massimino. Non parliamo solo di musica con uno dei Morgia, ma parliamo soprattutto di questa bella manifestazione di solidarietà. Ma giochi pure a pallone tu? Sì, io ho sempre giocato da ragazzo al pallone, poi ovviamente ho preso altre strade che tu conosci, quello della musica, ma il pallone è rimasto sempre nel cuore. È sempre importante essere solidali per raccogliere fondi per tutte quelle persone che sono rimaste indietro, quindi ci sono queste grandi organizzazioni, cerchiamo di confortare, insomma, e far pesare meno la vita a tutte quelle persone che, insomma, che appunto, come dicevo prima, sono rimaste indietro. Lanciamo un grande messaggio a tutti i partecipanti di questa bella manifestazione. Allora io dico a tutti i miei amici e colleghi di abbracciare questa giornata di solidarietà col pubblico, con le famiglie che in questo momento non godono di un buon momento, di grande fortuna, e che mi auguro che le cose possano cambiare anche attraverso una partita di calcio. Un onore esserci, un onore rappresentare la nostra nazionale giornalisti, quindi divertiamoci, incrociamo le dita e soprattutto diamo un segnale forte alla solidarietà, soprattutto per le famiglie meno abbienti. Thank you.
c'è una solidarietà dove ci sono tantissimi giovani, questa è la cosa straordinaria. Questa è una cosa straordinaria, sui giovani bisogna puntare per tutto. La risposta dei giovani di Catania credo che sia la dimostrazione che è una città buona di cuore e pronta adesso e per il futuro a sostenere le difficoltà delle famiglie che magari faticano ad arrivare a fine mese. Credo che un evento come questo, sia per gli anni che insomma per tutti gli anni che è vivo e per il pubblico che ha risposto e anche il pubblico così giovane, vada davvero sostenuto. Un momento importante, ancora una volta Catania risponde, un evento straordinario dedicato solo ed esclusivamente alla solidarietà. Una grande emozione, guardate, vedere questo stadio dove da piccolo arrivavo per venire a vedere il Catania contro le grandi squadre per tanti anni, oggi riempito da migliaia di ragazzi da tutte le scuole della città per un'iniziativa di solidarietà, fa inorgoglire il sindaco di Catania. Catania risponde sempre alla grande quando ci sono iniziative di questo livello. Ancora una volta il pubblico ha risposto, i ragazzi hanno risposto, una giornata di sole e meglio di così non poteva andare. Bellissimo ragazzi, ogni anno, cioè, la farei io a voi la domanda, cosa ne pensate? È bello, grazie di cuore, non ho altre parole veramente, perché arriviamo veramente sfiniti a questa manifestazione, però poi vedere le tribune così piene è gratificante veramente, quindi grazie di cuore. Un anno di preparazione, però poi alla fine effettivamente si raggiungono dei risultati quasi che hanno del pazzesco. Sì, vero. Senza parole. È vero, è tutto vero, quindi, ma il merito è nostro, vi ripeto, è nostro, quindi felice di portare questo evento. Ma poco fa erano gli spogliatoi, cioè vedere Simone Barone che ha vinto un mondiale con Marcello Lippi, Nicola Moruso che ha vinto la Coppa Intercontinentale con la Juventus, Sasà Aronica, Genoa del Vecchio, Peppe Mascara, tutti gli artisti TV, e allora vuol dire che è merito veramente di tutti quanti noi catanesi in primis, perché facciamo da traino, e quindi vuol dire anche loro hanno un grande cuore, quindi senti, bello. Senti Luca, ma a questo punto è iniziata da qualche minuto la 12esima edizione, ma secondo me già stai lavorando per la 13esima. No, oggi no, da domani sì però. Un gol per la solidarietà, dimostrazione del grande successo, insomma si è festeggiato la voglia matta di aggregazione per un evento così importante organizzato alla grande da Luca Napoli e noi di Penalty non potevamo certamente mancare. Allora siamo ai saluti, Fabio, abbiamo detto che la prossima stagione sulla carta dovrebbe esserci una tua conferma, però non è che mi sei sembrato tanto convinto. No, tu lo, convintissimo. Sottolineiamola questa cosa. Convintissimo, se mi chiamano a disposizione, anche perché è 3 anni che sono lì. Voglio dire, avete costruito un bel giocattolo anche con mister Pagana, fermarsi adesso non credo proprio che sia... Spero di essere lì. Cioè, benissimo. Se non dovesse rimanere là, il direttore Santo Palma, se si trova, lo chiama... Vabbè, ma perché sei così cattivo, Angelo? No, dai, perché? No, nel senso buono, no, ci mancherebbe. Assolutamente. Ma io Fabio, se io dovessi scegliere fare una squadra io a metà, me lo piglierei perché conosciamo so il valore, vale, so il, valore vale, di, quindi, ecco. Il valore di Fabio lo conosciamo in molti. Allora, io a questo punto ti saluto, congedo anche grazie. La tua presenza qui all'interno di Penalty. Siamo contenti perché insomma ci dai tantissime notizie e poi tanti ricordi, Carmelo. Ma figlio mio, cioè, ho i capelli, quel giocatore ho i capelli io bianchi, nella... capito? Quindi infatti, bene, ti aspettiamo per il Penalty Awards. Con immenso piacere, però. Grazie ad Angelo Lainò grazie e grazie a voi, anche grazie. A Fabio Marletta, il capitano del Troina, che la prossima stagione disputerà il campionato di Serie D. Mentre invece Carmelo rimane perché con lui racconteremo anche la promozione e la prima categoria playoff e playout, giusto? Bene, ci fermiamo, c'è la pubblicità, non mancate perché tra poco avremo altri ospiti. Penalty Awards 2017, quarta edizione. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica.
Penalty Awards 2017. Una serata esclusiva con il GOTA dirigenziale e sportivo del calcio siciliano. Le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Penalty Awards 2017, lunedì 12 giugno alle ore 18 presso il Teatro Comunale Nino Martoglio di Belpasso, Catania. Potrete rivedere l'intera manifestazione domenica 18 giugno 2017 alle ore 19 sul canale 78 del digitale terrestre di Gold 78. Presenta Ettore Tortorici. Eccoci rientrati amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta ogni domenica a partire dalle ore 19 sino alle ore 21, in replica poi nella stessa serata della domenica e in replica anche nella seguitissima replica appunto del lunedì a partire dalle 23:30, quindi insomma non ci scappano i nostri fedelissimi. A proposito dei Penalty Awards, tu che ricordo hai, insomma, li hai vissuti con noi le tre passate edizioni? È una grande emozione, soprattutto vedere sfilare tutti i giocatori, insomma, vedere questo ritrovo di tutti gli addetti ai lavori, giocatori, allenatori, presidenti, anche coloro che non sono in nomination. È vero. Che vengono a seguire la manifestazione. Ingresso gratuito. È bello perché anche se non siamo in un campo di calcio, si respira aria di calcio. Alcuni dicono che addirittura i Penalty Awards sono diciamo la vetrina giusta anche per fare calcio mercato per la stagione successiva, perché sono tutti là. Esatto, di fatto dà il via poi al mercato estivo. È vero. Vado subito a presentare la famiglia D'Arrigo, perché abbiamo il mitico, direi, difensore della famiglia D'Arrigo, Giuseppe D'Arrigo, Real Città di Paternò. Ciao Giuseppe, come stai? Tutto bene. Siete pronti adesso per questo rush finale? Prontissimi. Determinati? Ovvio. Benissimo, adesso ci racconterai anche di come avete raggiunto la finale di Coppa, che sembra semplice, ma non è mai semplice una partita. No. Siamo passati in vantaggio all'andata perché abbiamo vinto 2-0, sì. Quindi il ritorno è stato un po' più semplice. Poi quando Carbonaro ha trovato il gol del rigore, lì è già stata una discesa. Abbiamo saltato subito, infatti. L'altra parte della famiglia D'Arrigo è chiaramente un amico di Penalty, ma non da oggi, da sempre. Conosco Salvo D'Arrigo da oltre 25-30 anni più. E so quanto crede nel valore del calcio pulito e puro. Ciao Salvo, ci hai fatto una bella presentazione. Tutti, sì. D'altra parte, sai quanto ti stimo. Ti devo precisare, forse di più di 25. Forse anche più di 25, mi sa di sì. Abbiamo fatto addirittura il corso degli allenatori, dei giovani allenatori insieme. Nel 85, 86, insomma, sì. Tanto tempo fa. È cambiato il calcio? Tanto, da quel tanto, periodo ad tanto, oggi. Tanto. Senti, so che sei molto vicino alla realtà del Real Città di Paternò, quindi giochi in famiglia. Forse anche pochi lo sanno, ma negli ultimi due mesi sto facendo la scuola calcio. Infatti. Mi ha detto di dargli una mano. Come dico sempre io, hai il virus ed è difficile toglierselo. Sì, ancora me lo porto dietro. Vabbè, d'altra parte. Poi insomma c'è tuo figlio, c'è Giuseppe, certo, voglio dire. Di l'atmosfera è ancora più carina, no? Siamo ancora più vicini a questo Real Paternò. Può sperare il Real Paternò di fare l'accoppiata? Beh, l'accoppiata basterebbe anche mezza accoppiata, anche una sola. Devo dire che mercoledì ero presente pure io a Messina, a Meli Marittima, nel ritorno. Certo, l'orecchio era all'altra partita molto. Certo, chiaro, è logico. Perché si sperava perché se tantissimo. Il CUS Palermo avesse vinto, no, se il Canicattì avesse vinto contro il CUS Palermo, il Paternò era già la promozione. Però è più bello giocarsene in campo, una bellissima finale. E poi insomma su due possibilità ancora, il campionato e la coppa. Allora parliamo adesso di playoff del campionato di promozione. Nel girone A non si è giocata nessuna partita playoff perché il Raffadali, abbondantemente secondo in classifica, accederà direttamente alla finale contro la squadra che vincerà il girone B. E a proposito del girone B, possiamo già vedere la schermata del risultato che più ci interessa, ovvero quello tra Nuova Città di Caccamo e Sant'Angiolese. Ha vinto la Nuova Città di Caccamo per 2-1, pertanto adesso disputerà la finale contro il CUS Palermo. La vincente tra CUS Palermo e Nuova Città di Caccamo andrà a giocare appunto la partita contro il Raffadali. Come vedi questa situazione? Il CUS Palermo, tra l'altro, che è anche in finale di Coppa.
Coppa. Sì, che è una situazione speculare a quella, sì, quella del Paternò. Sono vero, tutte e due. Su due fronti, sicuramente partita molto equilibrata tra due squadre che hanno dimostrato valori importanti, probabilmente insomma anche lì il doppio risultato avvantaggia il CUS. Tra l'altro sottolineiamo che qualche anno fa il CUS Palermo arrivò in eccellenza grazie al fatto che vinse la Coppa Italia di promozione, per cui l'incastro potrebbe riaffiorare anche per questa stagione, quindi un po', non dico fortunati, però hanno evidentemente centellinato bene le forze, anche se ancora avranno la grande chance della finale playoff del loro girone. Vediamo dopo l'amarezza e la retrocessione l'anno scorso, diciamo la formazione del CUS Palermo è stata allestita con l'obiettivo di tornare subito in eccellenza e ci stanno riuscendo, perlomeno hanno grosse chance di limitare a un solo anno il purgatorio nel campionato di promozione. Allora, CUS Palermo che batte il Canicattì con un sonante 3-0 e la squadra a questo punto di Ferrara che vola in finale e potrebbe giocarsi le sue doppie chance per andare in eccellenza la prossima stagione. Un'impresa per molti considerata impossibile, ma che il CUS Palermo firma al termine della semifinale di ritorno contro il Canicattì, vince 3-0 la formazione di Ferrara e vola in finale contro una squadra, quella in maglia rossa, che ha dato tutto nonostante la certezza dell'eccellenza già derivante dalla vittoria del proprio campionato. Andiamo a raccontarvela con le immagini della CUS Palermo TV, che ha festeggiato le 70.000 visualizzazioni per tutti i servizi di questa stagione del calcio 2016-2017. Il CUS passa subito al 16esimo, Mercanti chiama il movimento a Caronia, nessuno lo segue ed è proprio Mercanti a portare il CUS Palermo in vantaggio. La festa di tutta la panchina per una squadra, quella giallorossonera, che ha dimostrato di esserci sin dalle primissime battute e che in Mercanti ha trovato un vero e proprio trascinatore, nonostante un inizio molto difficile causa l'infortunio di Sandello a letto. Ma veramente grande la risposta del Canicattì con Pirrotta che salta tutti, Premuda resta in piedi e compie il miracolo al 27esimo sul conseguente corner, il colpo di testa che fa gridare tutti al gol. Quasi 400 gli spettatori oggi in via Altofonte, ma c'è il raddoppio al 34esimo, Caronia lotta sul pallone, Funari non è perfetto e Mercanti la mette per il 2-0, esplode letteralmente il pubblico di fede giallo-rosso-nera e tutti i compagni che vanno a festeggiare Mercanti. Sullo sfondo Caronia a terra, sfinito, e lo stesso Mercanti va ad abbracciarlo perché ha costruito con grande grinta questo gol. E poi ancora Premuda al 40esimo su Pirrotta, salva il risultato. Andiamo nella ripresa perché Falsone commette un'ingenuità tecnica, possiamo dire così, perché la manda alta a un soffio dalla porta il Canicattì, che ci prova Caronia al 12esimo, a giro quasi sfiora il 3-0 al 18esimo, in mischia ancora il Canicattì che tenta di testa ma il risultato non si sblocca al 21esimo, Arena scalda il piede, tiro fuori di poco al 22esimo, la chiamata che fa un po' saltare i nervi per il pubblico CUS Palermo, Mercanti ovviamente non vediamo il momento in cui parte, ma il pallone arriva e lui è praticamente in linea, quindi probabilmente non c'era. Il gol del 3-0 e viene firmato da Arena, che è servito da Mercanti. Vediamo sullo sfondo l'incredibile capriola di Ferrara, Arena che va a festeggiare, un CUS Palermo che lotta, che riesce a resistere e stringe i denti con Mercanti, Arena che trascinano tutti, Caronia per crampi costretto anche al cambio. E poi c'è questo episodio con Iannello di Messina, il direttore di gara, che la combina veramente grossa, rovina la finale ad Arnone perché già ammonito sradica il pallone dai piedi dell'avversario, il direttore di gara subito corre, non ha dubbi, e lo manda fuori. Secondo giallo per Arnone, che dà tutto e che per questo grave errore arbitrale dovrà saltare la finalissima al minuto 49. Poi guardate cosa combina Rizzo dopo quasi un'ora e mezza di partita, ne ha tre tra sé il portiere, li salta tutti con una potenza inaudita e poi sfiora il gol con un tocco sotto, ma al triplice fischio e l'ufficialità il CUS Palermo va in finale con una gara meravigliosa, la giocherà contro il Real Città di Paternò, la grande festa dei giallorossoneri con il pubblico numeroso accorso oggi. Adesso testa al lavoro settimanale per preparare al meglio la sfida finale playoff contro la vincente tra Caccamo e Sant'Angiolese, che il CUS giocherà sabato 13 maggio in casa.
Complimenti dunque alla squadra del CUS Palermo, che giocherà su due fronti sia in campionato che in Coppa, una finale contro il Real Città di Paternò. Allora, parliamo adesso del girone C del campionato di promozione. Anche lì si è giocata una finale intensissima, però guardando il risultato un po' ci sorprende. Possiamo già vedere la schermata dove a questo punto il Città di Messina doveva assolutamente vincere contro il Messana e ce l'ha fatta. 5-1 addirittura, il Messana aveva due risultati su tre, ma la squadra di Bellinvia evidentemente era troppo arrabbiata di aver perso una semifinale possibilmente di Coppa, ma era cosciente che era l'ultima chance per continuare ancora a sognare il passaggio di categoria. E a questo punto la finalissima del girone sarà tra Ionica e Città di Messina, e voglio sentire un po' il parere dei nostri ospiti. Allora, Carmelo, che ospite non è, direi, Città di Messina, che dimostra che insomma la qualità esiste, e anche partendo con lo svantaggio di un risultato su tre, alla fine la squadra di Bellinvia ce l'ha fatta. Ma è vero che la componente fortuna nei playoff ha il suo peso, ma è anche vero che sono in queste sfide che poi i valori tecnici vengono fuori. Il Città di Messina è una squadra sul piano tecnico senza dubbio più forte del Messana. Bellinvia l'ha preparata bene questa gara, c'era più rabbia, più cattiveria agonistica, e il Città di Messina va meritatamente in finale, devo dire. Si riprende anche un po' quello che la stagione regolare gli ha tolto. Il Città di Messina ha pagato un po' il ritardo che ha consentito al Camaro di prendere subito il largo, quel gap non è stato più recuperato, ma alla lunga il Città di Messina ha tutte le credenziali per andare in eccellenza. È vero. Giuseppe, Città di Messina, che appunto andrà a giocarsi questa finale di girone, voi ci avete giustamente giocato in Coppa, che impressione ti ha fatto? È una squadra che può sperare di arrivare quantomeno in finale? Secondo me sì, anzi io non conosco l'altro girone, però è una grande squadra. Secondo giocheranno me con la Ionica, che arriva io seconda. Io spero di incontrarli se passiamo contro il Ragusa. In eccellenza poi in prospettiva. Anche per una rivincita personale contro il mister Bellinvia, che l'ho avuto un paio di anni fa. Ah, addirittura, quindi insomma vecchi Tiger. Ricordi che ritornano. Salvo, che c'è? La Tiger Tiger Brolo. Tu eri con lo Sporting Taormina? No, ero con la prima la Tiger Brawl, poi sono andato allo Sport. Ah, appunto, mi ricordo. Ha avuto un paio di infortuni. L'anno che Giuseppe non trova molto spazio in quella squadra, sì, e probabilmente ha voglia di rivincere. Giustamente, vabbè, però è una rivincita benevola, voglio dire, perché Bellinvia non credo che sia un allenatore. No. Però sai, i giocatori, i ragazzi devono avere questa cattiveria. Giusto. Dimostrare a quell'allenatore che si sbagliava. È vero. Posso aggiungere una cosa? Vuoi aggiungere una cosa? Da spettatore. Solo da spettatore. Va bene, dai, Salvo. Allora, nella doppio confronto. Non parli da padre, però, eh? No, da spettatore. Vabbè, ok. Nel doppio confronto con il Città di Messina, dovete vedere appunto lo scontro tra due giganti, fra lui e il centravanti. Io ho 98. È un 98, Scintille. È un armadio. Un armadio. È vero. Un doppio confronto veramente. Carmelo ha parlato da papà. Mi sa che ha parlato da papà. No, ha parlato da detto. Sto scherzando, è vero. Anche perché non ha fatto l'odio del figlio, ma del centro. Lo so. Veramente mi impressionante. Anche buona tecnica di questo ragazzo. Senti, non so se hai visto mai giocare la Ionica, ma a questo punto quale potrebbe essere il risultato? È una buona squadra. Almeno dalle informazioni, però sarà una partita complicata. Attenzione, perché comunque non è perché si vince la partita con la Ionica, perché poi dopo c'è anche l'altro scontro con l'altra vincente del girone A. Sono spareggi dove veramente bisogna avere nervi saldi, preparazione atletica, perché se no c'è quella. Come si dice nel gergo, è un ternallotto. È un ternallotto, quindi meglio a questo punto giocarsi la chance anche con la Coppa, certo. No? Vinci quella partita e vai dritto, in questo caso in eccellenza. Parliamo del girone D del campionato di promozione, e lì abbiamo soltanto da sottolineare quella che sarà la finalissima, appunto, che si giocherà in questo girone. Una finalissima che vedrà in scena Real Città di Paternò contro il Città di Ragusa. Giocheranno però a Ragusa, per cui insomma Real Città di Paternò deve sudare doppie camicie. Sì, perché è una partita veramente difficile. Io già so che è la squadra più forte di questo campionato, anche se l'ha vinto l'Atletico. Cioè, obiettivamente dico anche che secondo me hanno qualcosa in più di noi, per dei giocatori che hanno fatto categorie superiori, come i fratelli Arena, che sono
È due vero. Campioni per questa categoria sono. È vero. Guarda, hai parlato dell'Atletico Catania, tra poco tra l'altro sentiremo il mister del città di Ragusa, Calogero Lavaccara, così capiremo bene anche come sta preparando questa partita, che non è facile, credo che non sia facile, quindi vi incontrerete quantomeno da una parte telefonicamente e poi vedremo che cosa succederà in campo. Dicevo, parliamo dell'Atletico Catania, prima di andare a vedere una clip che insomma riassume anche la stagione positiva della squadra di Proto, una battuta con Carmelo, un Atletico Catania che ha cambiato completamente il campionato da dicembre in poi, innesti azzeccati, pochi ma buoni, l'armonia, probabilmente un budget un po' più solido, e a questo punto tutti gli altri hanno dovuto fare i conti con la squadra di Proto. Sì, per quello che si è visto nel girone di ritorno è un salto di categoria meritatissimo quello dell'Atletico Catania, ottimo lavoro dell'allenatore Damiano Proto, tutto il gruppo, non ultimo anche lo stesso Corona, dimostra di avere ancora tanto da dire nonostante l'età non sia più verde. Sull'Atletico Catania però quello che però ancora lascia un po' perplesso è il futuro. L'Atletico non è la prima volta che vince la promozione, ma poi quando arriva in eccellenza soffre. E questa convivenza del gruppo Proto, che ha preso anche il Messina... Ma guarda che molte società in Lega Pro hanno l'obiettivo di avere la squadra satellite. L'Atletico Catania potrebbe, volendo, ma questo... non è un mio pensiero rivolto ai tifosi, che invece secondo me la penso in una maniera totalmente diversa, potrebbe essere diciamo anche la squadra satellite del Messina. Ma questo vedremo se l'organizzazione sarà questa, però sarà bello capire insomma come l'Atletico intende arrivare all'anno prossimo all'eccellenza, specie alla luce di quello che è successo l'anno scorso. Certo. Salvo, invece tu appunto come vedi questa cosa dell'Atletico Catania? Sì, che ruolo potrebbe avere effettivamente? Che idea c'hai? Intanto l'Atletico con i suoi meriti ha vinto meritatamente il campionato. Certo, no, su questo siamo tutti anche d'accordo. Un pizzico di fortuna, perché praticamente quando sembrava che il Ragusa avesse in mano il campionato ha dilapidato dei punti. La sconfitta interna rocambolesca. Perché è stata ripetuta la partita. Attenzione, la partita andava ripetuta, sì, perché sì, effettivamente c'è stato un errore tecnico. Perfetto, ma infatti anche quelli del città di Ragusa sono coscienti che c'era un errore tecnico. Poi sono andati a perdere a Santa Croce Camerina. E lì è stata e lì forse sono già nel campionato. Onore comunque all'Atletico. Sì, senz'altro. E poi anche la fortuna è aiutata, perché quel gol di Corona al 92esimo a tempo quasi scaduto, settimana scorsa in studio Antonio Richichi è arrivato, era sconvolto, perché per un attimo anche loro, anche più di un attimo, per tutta buona parte della partita hanno pensato che stava sfuggendo questa promozione. A quel punto aspettavano che fischiasse l'arbitro e sarebbe stato un dramma, probabilmente un dramma, non vincevano più il campionato. Ma comunque, come diceva, partita finisce solo quando l'arbitro fischia. Arbitro fischia, in quel caso ha fischiato ed era 1-0 per l'Atletico. Riguardo all'Atletico c'è questo enigma, Proto, caro amico, perché ricordo con Proto abbiamo fatto tantissimi anni fa i cappuccini. Beh, stiamo parlando di secoli. Un bel po' di anni fa. Mentre io invece ho fatto, io settore giovani, allenava io ho fatto la Berretti con l'Atletico, quindi conosco bene l'ambiente, so quanto è determinato. Bisogna vedere quali sono i progetti, appunto. Proto al Messina in Lega Pro, questa eccellenza. Posso dire una cattiveria? Non vorrei che questo cammino di Proto a Messina potrebbe essere come il cammino della Leonzio poi col Catania Atletico, che qualcuno poi trasferisce il titolo e lo fa diventare. Non vedremo, però la voglio lanciare così questa cosa, senza polemica. Un elemento su quello che hai detto, come eventuale società satellite, lascia un po' il tempo che trova, perché generalmente quando una società professionistica ha una società satellite, quella società satellite, più che tanto il campionato, è il settore giovanile. Certo, chiaro. Vabbè, adesso si riorganizzeranno sicuramente a Messina, quindi a Messina, sì, a Catania non so come si possa fare, data la carenza dei campi. La disastrosa situazione dei campi di calcio, che ben conosciamo. Ma diamo merito all'Atletico Catania e lo facciamo con una clip che insomma festeggia il ritorno in eccellenza per la squadra del presidente Seminara e di Mister Proto. Yeah.
stato l'epilogo di un'annata, come noi diciamo nello spogliatoio, devastante. Credo che questa sia il culmine di una stagione veramente fantastica, perché vincere e fare un campionato del genere non è da tutti i giorni, perché abbiamo fatto una rincorsa incredibile e alla fine diciamo che siamo stati premiati dopo aver fatto tanti sacrifici e dopo aver dato tutto, veramente tutto e contro tutti in questa stagione. Complimenti dunque alla squadra di Proto, che la prossima stagione disputerà il campionato di eccellenza. Un saluto e un abbraccio anche a tutti i tifosi, che sono comunque, secondo me, tanti, tanti, perché sappiamo benissimo insomma la storia dell'Atletico e non vogliamo con questo fare nessuna polemica. Battuta con Carmelo, quanti giocatori dovranno essere necessari per la prossima stagione secondo te all'Atletico? Hanno già una base secondo me molto interessante. No, Atletico è già una squadra competitiva, insomma abbiamo visto Sottile, Signorello, insomma sono giocatori che non scopriamo adesso. Serve secondo me un approccio diverso, più concentrazione, soprattutto bisogna partire bene dall'inizio e appunto una mentalità ambiziosa degna della storia dell'Atletico Catania. Quindi questo però sotto l'aspetto tecnico, tattico, anche per il lavoro che ha fatto Damiano Proto, secondo me l'80% del lavoro secondo me è già fatto. È vero, è vero. Giuseppe, tu li hai incontrati questi dell'Atletico, che impressione hai avuto? Secondo te sono veramente una squadra già pronta per l'eccellenza o anche loro probabilmente avranno la necessità di qualche aggiustamento? Secondo me qualche aggiustamento ne hanno bisogno, anche perché noi eravamo la loro bestia nera. Sì, è vero. Perché con Ragusa hanno fatto i loro risultati, ma con noi non hanno mai vinto. Però hanno vinto il campionato meritatamente, perché il girone di ritorno non hanno quasi mai perso, forse è non vero. Hanno nemmeno perso è vero, nemmeno è vero, una volta. Quindi insomma qualche piccolo aggiustamento potrebbe anche starci. Sì, sì, sì. Però saranno già sicuramente pronti. Chissà se è pronto invece il Città di Ragusa, che a questo punto avrà una rabbia immensa, perché dovrà giocarsi la finale del proprio girone proprio contro il Real Città di Paternò. E abbiamo al telefono mister Calogero Lavaccara. Ciao Calogero! Buonasera a tutti. Allora Calogero, io qui c'ho il difensore d'arrigo del Real Città di Paternò, ma non voglio parlare del Real Città di Paternò, io voglio farti una domanda secca. Ti ho sentito e visto troppo amareggiato in queste ultime giornate, perché probabilmente quella sconfitta nel big match con l'Atletico l'hai digerita non subito, ma ci sono volute molte settimane. Adesso avete veramente ricaricato le batterie? Siete pronti per questa finale? Sì, diciamo che ancora un po' brucia, perché perderla così a 50 secondi dalla fine brucia, fa male, dopo aver dominato per un'intera stagione quasi insomma il campionato. Fa male, però bisogna fare quadrato, Calogero. C'è un po' di rammarico perché non siamo arrivati bene a questa partita con parecchi assenti, tante vicissitudini. Però è inutile guardare indietro, dobbiamo guardare avanti, ci stiamo preparando per questa partita. Ecco, proprio adesso di questa partita voglio parlare, Calogero. Che partita sarà? Certo, voi avete due risultati su tre, sappiamo però che comunque il Real Città di Paternò non è una squadretta da sottovalutare. No, 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 l'ultima cosa a cui dobbiamo pensare sono i due risultati su tre, perché se entriamo in campo con questa mentalità già perdiamo prima di iniziare. Noi dobbiamo giocare la partita come se dovessimo vincere a tutti i costi, anche perché il Paternò non è una squadra che può aspettare, perché ha delle qualità eccellenti in tutte le zone del campo, per cui anche se l'abbiamo battuta due volte poco importa, non dobbiamo pensare nemmeno a questo. In società? La partita,
Sì, no, dicevo, in società, insomma, credo che comunque siano contenti lo stesso. La stagione è stata sempre comunque al top, a parte qualche partita. Non credo che qualcuno possa avere pensato che Calogero, la squadra, avesse mollato. Mm? Guarda Ettore, a me piace essere sempre onesto e sincero, anche se quello che dico può non piacere. Se noi avessimo vinto il campionato avremmo fatto già un miracolo, al contrario di quello che si può pensare che con questa squadra, ma qui c'è una situazione un po' particolare, di allenamenti, di gente che manca per lavoro, qui nessuno è stipendiato, nessuno, tutti giocano senza prendere una lira, ma hanno fatto le scelte di vita, di lavoro, che si sono avvicinati a Ragusa e giocano in Ragusa solo perché lavorano in questa zona. Ho capito, beh, questa è una cosa anche molto interessante, è il vero spirito del dilettantismo, bisogna guardarlo in positivo, è una risvolta molto positiva. Che fino all'anno scorso hanno vinto la medaglia di Serie D, giocano in Ragusa solo perché hanno il lavoro, sì, hanno fatto una scelta di vita, sì, e giocano nel Ragusa. Bene, 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 bene. Quindi, allora, i problemi ce li abbiamo anche noi, ce li abbiamo sempre avuti, quindi se avessimo vinto non sarebbe stato così facile come tutti forse pensavano. È vero, è vero. Senti, ho qua in studio Salvo D'Arrigo, mister D'Arrigo, vicino alla Real Città di Paternò. Io non rispondo alla domanda che vuole farti lui, però siccome conosco la sua qualità, assolutamente ci scherzo su. Vai Salvo. Il fatto che non sono non hanno un rimborso spese, non hanno mensili i giocatori, allora una stagione praticamente a differenza di tutte le altre, specialmente quelle che ha vinto il campionato, chi come il Paternò, altri che hanno speso un bel po' di soldi, è una stagione che è costata pochissimo loro a Ragusa. Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo è un plauso, questo sì, infatti. Questi ragazzi non prendono la lira, l'unico a essere stipendiato sono io, sì, non me ne vergogno, l'unico a prendere uno stipendio sono io. Ho capito, l'unico bene. L'unico ad avere uno stipendio sono io, i giocatori non prendono un euro, bene, lavorano e poi la sera si vengono a allenare, sì, sì, quando esatto, possono. È un plauso meraviglioso e noi veramente siamo molto 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 contenti. Adesso per chiudere, la partita la giocherete domenica prossima, sarà una partita, sì, importante, sì, allo stadio comunale sicuramente verranno in molti perché comunque a Ragusa c'è voglia di ritornare ad un campionato un po' più alto di qualità, o sbaglio? Sì, anche se anche qui ci sono dei piccoli problemi perché non siamo il vecchio Ragusa, ma questa era la new team. Che sì, la new team Ragusa che poi ha acquistato il titolo con la città di Ragusa. Qualcuno è un po' restio, qualcuno dei tifosi, dei vecchi tifosi, avvicinarsi alla squadra. Insomma, però noi dobbiamo cercare con i risultati di, certo, portarli come abbiamo fatto dalla, giusto, nostra parte. Benissimo. Allora Calogero, in bocca al lupo, crepi il lupo sia alla Real Città di Paternò, ma in questo caso anche alla città di Ragusa, coscienti tutti che sarà una vera partita giocata con qualità da entrambe le parti e soprattutto nella massima sportività e nel come puro valore del dilettantismo. Esatto, come stanno le due partite cambiate, sono state due partite belle e corrette. È vero, è vero. Grazie allora Calogero, a presto. Grazie. Buona serata, saluti a tutti i studi, arrivederci. Carmelo, hai sentito che ha detto una cosa secondo me importantissima, cioè puro dilettantismo, eppure noi qui eravamo un po' convinti che dietro ci fosse anche un progetto economico un po' più stabile a Ragusa. In base ai nomi. In base anche ai nomi, infatti. Diciamo che quello che dovrebbe essere normalità ci fa specie, perché oggi non è più come 10-15 anni fa. Diciamo che noi, Ettore, con questa trasmissione ci abbiamo costruito la nostra linea editoriale, sì, si direbbe in gergo tecnico. Cioè il fatto che oggi non è più possibile investire migliaia e migliaia di euro nel calcio, quindi dall'eccellenza in giù bisogna fare di necessità virtù, cioè puntare sui giovani, sui ragazzi del territorio, anche chi scende di categoria, sì, che viaggia, diciamo, va a chiudere la carriera, lo deve fare con spirito di servizio, magari in onore alle piazze o alle società di calcio giovanili che l'hanno lanciato, ad esempio, cioè si torna dopo aver fatto una bella carriera di calciatore,
si torna a casa e si va a chiudere con tranquillità magari la propria carriera. Anche se un po' questo... qui si soffre la realtà dei professionisti, che è molto limitata, per cui anche buona parte del dilettantismo, eccellenza su tutti, e un po' anche la promozione lentamente una valvola di sfogo, quello che ha detto, genere di calciatore. Quello che ha detto Calogero Vaccare in realtà è la testimonianza che è iniziato un processo di metamorfosi che dovrà portare il movimento dilettantistico siciliano verso una dimensione di normalità. Un po' più umana. Un po' più umana e sostenibile economicamente. Per tutti. Perché oggi i modelli di 5-10 anni fa, cioè non sono budget più di 600-700 mila euro per la promozione, non sono più fattibili e quindi bisogna regolarsi di conseguenza. Allora, prima di vedere gli accoppiamenti, i risultati anche dei play-out, volevi dire qualcosa, Salvo, proprio legandoci a questo discorso della città di Ragusa? D'accordissimo, è una bellissima realtà, per giunta in una città dove hanno capoluogo di provincia. Capoluogo di provincia, hanno trascorsi di campionati professionistici, e per cui ha fatto miracoli. Ha fatto miracoli, è veramente. E ormai però, mister, sono datati nel tempo. Sì, certo. Ragusa ormai è più di 10 anni che non fa il professionismo. Certo. Ma glielo dico perché io seguo con attenzione per ragioni lavorative la realtà di Giarre, ma anche la realtà di Acireale, Paternò. Ormai non si può pretendere che perché si è fatto il professionismo si deve per forza, con le nostre diversi condizioni socio-economiche non permettono più di fare investimenti poi del c'è genere. Anche è posso vero. Aggiungere una cosa, sì, c'è anche un altro risvolto velocissimo, perché non si conosce i settori giovanili e allora quella questo, sarà l'unica ancora di salvezza per solo tutti, quella per sarà tutti, l'unica ancora le categorie, per tutte le categorie. Allora, abbiamo la schermata degli accoppiamenti playoff adesso del campionato di promozione. Abbiamo detto che il girone A giocherà contro il girone B, pertanto Raffa Dari, che è già stato ammesso in finale, giocherà con la vincente tra Cus Palermo e Nuova Città di Caccomo, mentre invece l'altro, diciamo, accoppiamento girone C contro il girone D sarà tra la vincente di Ionica Città di Messina e Città di Ragusa contro Real Città di Paternò. Adesso invece diamo uno sguardo ai playout. Abbiamo la schermata dei risultati, anche in questo caso abbiamo già diciamo dei mezzi verdetti, perché poi si giocherà chiaramente successive partite. Allora, nel girone A Gattopardo ha battuto il 5 Torri 1-0. Nel girone B il Casteldaccia Ganci, che sulla carta doveva essere la finale play-out, non ci sarà questo incontro. Perché, Carmelo? Specifichiamolo. Nel frattempo lasciamo la schermata. È stato di fatto, credo, retrocesso ultimo d'ufficio il Barcellona Pozzo di Gotto. Il Barcellona Pozzo di Gotto, quindi di fatto credo siano entrambe salve. Sì, infatti non giocheranno. Non giocheranno il play-out. Non giocheranno, ecco, il non play-out. È più necessario lo spareggio salvezza. Automaticamente il 5 Torri, che avrebbe dovuto poi giocare appunto la finale play-out contro la perdente di questo girone B, automaticamente salva, perché non giocherà con nessuno. Nel girone G l'ACI Sant'Antonio praticamente giocherà poi in automatico la finalissima cercando di salvarsi, mentre nel girone D la Rinascita Anetina ha battuto il Città di Mascalucia per 3-0, pertanto il Città di Mascalucia Lucia giocherà proprio con l'ACI Sant'Antonio. Infatti, guardando adesso l'accoppiata con la prossima schermata, ci rendiamo conto che il Città di Mascalucia e l'ACI Sant'Antonio andranno a scontrarsi per cercare di salvare una stagione. Ecco, il 5 Torri che non giocherà automaticamente la finale play-out, mentre l'unica partita effettivamente che si giocherà sarà tra ACI Sant'Antonio e Città di Mascalucia, che culmineranno la loro disastrata stagione con questa possibilità ulteriore di rimanere in promozione. Voglio sentire a questo punto i nostri ospiti. Iniziamo con Carmelo. No, come dire, parliamo sempre di calcio, di sport, quindi non ce ne voglia nessuno, ma meriterebbero entrambe di retrocedere per il campionato, per il campionato che hanno fatto. Una si salverà. Una si salverà. Chi si salverà secondo te? Una che si salverà. Allora, tra ACI Sant'Antonio e Mascalucia. Io posso parlare anche direttamente perché ho vissuto brevemente l'esperienza di entrambe. Allora, Mascalucia, cioè, sono stato all'inizio con Andrea Stella per 2 mesi, ho fatto il preparatore atletico. Dove? A Mascalucia. A Mascalucia. Con risultati disastrosi. Sì. Tutta la gestione Stella
ha portato solo 0 punti. Ho capito. Una squadra che non riusciva a capire se era una squadra di calcio o cosa, o altro. Non lanciamo accuse nei confronti di Stella. No, no, perché dal punto di vista... Poverino aveva pochissime colpe per una squadra così, per mentalità di gioco di pseudogiocatore. Okay. Quello che non voglio entrare più nei minuti. E poi sono stato invitato ad qualche amico da Giannatore e ci sono rimasto solo 2 settimane. E dopodiché sei scappato. Ho capito che era non era il caso di continuare. Chiudere. Ora, l'assurdo spiegato queste di come, due squadre si scontrano. Allora, tutto salvarsi. Sommato, il Mascalucia, una forma di squadra di gente che scende in campo e fa 13 punti. È una squadra scadente che ha fatto un campionato scadente, cioè va agli spareggi perché nel girone Ladrano si è ritirato, sì. Ma nel girone dell'AC Sant'Antonio sì. Questa squadra ha fatto tre punti. Tre punti soltanto. Non ha fatto infatti non una ha fatto vittoria. Neanche va agli spareggi perché l'altra squadra di Milazzo sì. Si è ritirata. Si è ritirata. Vabbè, e potrebbe avere la possibilità in un incontro solo di salvare la stagione. Mister, io non credo ci sia molto altro da dire. Chiudiamo qua questa parentesi perché ci sia molto altro da dire. Ci sarebbe anche la trasmissione. No. Parliamo invece di prima categoria e diamo subito la schermata dei 4 gironi, girone A, B, C e D. Parliamo dei playoff del girone appunto C e D, perché sono state le due partite che si sono giocate, le semifinali a tutti gli effetti. L'Orsa Pozzo di Gotto ha battuto il Pro Tonnarella per 2-1, mentre il Pro Mende ha battuto il Saponara 4-1. Nel girone D l'Atletico Messina vince fuori casa contro il Valdinisi per 2-1, pertanto saranno loro a giocarsi le finali di girone. Infatti adesso, guardando la prossima schermata, ci rendiamo conto un po' come sono organizzati questi playoff tra i 4 gironi, girone A, girone B, quindi Altofonte e Stefanese, che non hanno giocato volendo le semifinali perché avevano già abbondantemente superato i 10 punti rispetto alle inseguitrici, si scontreranno, quindi Altofonte e Stefanese. E poi nel girone C ci sarà la vincente tra Orsa Pozzo di Gotto, Promende contro l'Atletico Messina, che insomma questa domenica, battendo appunto il Valdinisi, acquista questa possibilità. La dimostrazione che poi sì, la componente fortuna, ma poi i valori vengono fuori. L'Atletico Messina, lo dicono tutti gli addetti ai lavori, è la squadra che nel girone D ha espresso il calcio migliore ed è andato a vincere sul campo del Valdinisi, che credo era meglio posizionata in classifica, che tra l'altro ha fatto uno splendido finale di stagione. L'Atletico Messina continua la sua avventura meritatamente, raccoglie i frutti di un campionato importante. È vero. Guardiamo adesso i playoff degli altri 4 gironi. Parliamo chiaramente del girone E, F, G ed H. Nel girone E abbiamo la vittoria del Mister Bianco 4-3 contro la Cicatena. Nel girone F il Frigiantini che pareggia con il Percicli 0-0, vittoria del Motta 1-0 contro il Ciclope Bronte, e poi infine Vallelunga che pareggia con Don Carlo Missile Mary. Certo, un po' mi sorprende il Mister Bianco, e poi sentiremo anche i nostri ospiti perché mi sorprende. No, beh, è arrivato quinto in classifica, ha battuto l'Erg fuori casa. Sì. E a questo punto ha battuto anche la Cicatena, che aveva volendo 2 risultati su 3. Sentiamo un po' i nostri ospiti. Carmelo, iniziamo con Carmelo Puglisi. Di fatto il Mister Bianco un po' si riprende quello che non è stato in grado di prendersi in regular season. Ricordiamo inoltre, Ettore, il Mister Bianco è ancora in corsa in Coppa. Sì. Il Mister Bianco è ancora... Parliamo del Mister Bianco, non del PSV Mister Bianco. Questo è il Lineri, diciamo, sì, Mister sì, Bianco. Sì, sì, sì. Diciamo che il Mister Bianco c'ha 2 chance ulteriori. Esatto, e tutto sommato la Cicatena a sua volta aveva fatto l'impresa a Floridia, che non era semplice, quindi era anche una gara complicata, e meritatamente comunque va a vincere. È una squadra che c'ha nel suo organico gente come Piuma, come Condorelli. Io li ho visti giocare. Nessuno dice questo, però diciamo che la Cicatena, anche sulle ali dell'entusiasmo, come ha detto Carmelo, di una vittoria fuori casa a Floridia, probabilmente in casa, avendo 2 risultati su 3. Ma più che altro, sai cosa sorprende, Ettore? Che il mister D'Arrigo me ne può dare atto.
vincere al Nino Bottino 10 Catena non è mai semplice, nemmeno se viene una squadra di Serie A. Tra l'altro c'è una cornice di pubblico pazzesca. Nemmeno oggi. Se viene una squadra di Serie A riesce a fa fatica ad espugnare quel campo. Dalle notizie che ho, pare che la Cicatena sia crollato fisicamente al secondo tempo. Beh, ci può anche stare dopo la grande vittoria di Floridia, una vittoria tiratissima. Voglio sentire anche Giuseppe D'Arrigo, perché insomma la prima categoria, diciamolo pure, non è una categoria che appartiene, perché insomma tu non ormai non l'ha mai fatto. Ma fai il suo procuratore oppure fai il suo papà? Il padre sempre ci manca. Fai rispondere lui, Giuseppe. Certo, la prima categoria, tra l'altro, è una prima categoria sempre molto impegnativa, perché non è mai facile vincere i campionati in prima categoria. Sembrerebbero categorie facili, però poi dopo le partite sono veramente dure. Ogni domenica si va a giocare in campi pazzeschi e poi anche la lotteria dei playoff. Quindi giocare in promozione, in eccellenza, si è un po' più, tra virgolette, rilassati, c'è meno stress. Beh, diciamo l'unica differenza sono i guardialini, perché lì non ci sono effettivamente in prima. Solo questo, ma poi sono cambi difficili, anche soprattutto per l'umore che c'è fuori dal campo, dei tifosi, eccetera. A Cicatena è una bella piazza, peccato non vederla la prossima stagione in promozione, tranne eventuali ripescaggi. Può essere che, non lo so. Ce la faranno? Speriamo. Cioè, me lo auguro. Speriamo. Allora, abbiamo visto quindi la griglia dei playoff di prima categoria. A questo punto vediamo gli accoppiamenti prossimi, quelli che ci saranno per determinare a tutti gli effetti le due squadre che la prossima stagione giocheranno in promozione. PSV Mister Bianco, che giocherà contro il Frigentini, ed infine il Motta Santa Anastasia, che giocherà contro il Vallelunga. E anche qui, insomma, sarà un ternallotto, perché io credo che sia il Frigentini che il Vallelunga sono due squadre da prendere con le pinze, anche se il Motta, animato da questa voglia matta di ritornare in promozione, potrebbe avere qualche chance in più, ancora più del Mister Bianco PSV. Sì, io credo che anche per il Motta è una bella occasione per tornare, tra virgolette, nel calcio che conta, dove manca da tantissimi anni, diciamo da anni. A Motta Sant'Anastasia stanno provando a fare ripartire il movimento calcistico. È chiaro che però sia il Frigentini che il Vallelunga, insomma, sono squadre altamente competitive, saranno due belle Frigentini sfide. Frigentini che vuole ritornare io in promozione. Io complessivamente vedo PSV Mister Bianco e Motta leggermente favoriti, però sono due ossiduri. Guardiamo adesso anche la griglia dei play-out, perché saranno molto impegnativi. Allora, Borgonovo che batte l'Umbertina 2-0, mentre Città di Villafranca Sant'Alessio non è pervenuto ancora il risultato. Perché abbiamo segnalato questi due gironi? Perché sono i due gironi dove appunto c'era da giocare le semifinali. Abbiamo anche la schermata a questo punto dei play-off globali. Città di Giuliana che giocherà appunto con l'Umbertina, Furnari che giocherà contro la perdente del girone D, mentre invece il tutto San Gregorio di Catania, perdendo contro il Portopalo, scivola in seconda categoria. Il Portopalo invece si salva e la prossima stagione continuerà a stare in prima categoria, così come l'Albatros Far Play che batte il Branciforti per 3-2. Pertanto il Branciforti ritorna in seconda categoria, l'Albatros continuerà anche la prossima stagione a giocare in questo campionato che sembrerebbe, vi ripeto, molto facile, ma credo che sia invece molto impegnativo. Il livello in prima categoria si è alzato molto. Soprattutto le trasferte, il fatto che molti giustamente lavorano, e poi l'intensità agonistica che ogni partita ha. E devo dire che questa nuova formula poi funziona, del doppio playout, formula funziona. Della serie, vi diamo la possibilità, giocatevela fino all'ultimo. Esatto. Bene, sei contento sul fatto che il Mister Bianco può aspirare ad avere un'accoppiata in promozione? Io ripeto, PSV forse... Mister Bianco e Mister Bianco di Terranova e compagni. Ho visto qualche partita anche con i nomi che ci hanno, come individualità forse non hanno rivali. Due squadre a Mister Bianco lo so troppo. Queste sono sempre le, diciamo, no, voglio dire, mi sorprende questa cosa. Esatto, due squadre. Basterebbe una, come in tante realtà, in tanti piccoli centri. Anche se credo che l'altro Mister Bianco, quello che ha vinto proprio la stagione regolare, lo vedo forse leggermente più tecnico. Sì, o mi sbaglio? Sì, certo, avere giocatori magari a una squadra più competitiva, organizzata bene. Ricordiamoci questo Mister Bianco
c'era la possibilità di fare la promozione. Sì, è vero. Infatti, poi all'ultimo non è stato ripescato. Non è stato ripescato, sono scesi anche giocatori ex Belpasso che avevano fatto addirittura l'anno scorso quel campionato in promozione, vincendo la Coppa, e altri hanno rinforzato. È una squadra di notevole spessore. E con un progetto societario, tra l'altro, importante. Molto impegnativo. Puntano all'eccellenza, se non l'anno prossimo, nel giro molto di due. Un ritorno del calcio che conta a Mister Bianco. È vero. Allora, siamo quasi nella parte finale di questa puntata. Voglio fare un sunto complessivo dicendo che ci sarà questo incontro domenica prossima contro la città di Ragusa. Il Real Città di Paternò credo che sia pronto, sarà una settimana molto intensa, no? Lo spogliatoio come sta vivendo questo primo big match? Perché poi c'è anche il big match della Coppa. In realtà siamo molto tranquilli perché anche abbiamo lavorato bene anche durante il periodo di stacco. Quelle tre settimane il mister ci ha distrutti, ce lo dico così. Vabbè, ci ha fatto allenare sotto perché... Giusto, giusto. Tra l'altro adesso... diciamo che giocherete questa domenica una partita che vi potrebbe dare la possibilità poi di giocare la finalissima. E poi probabilmente non escluso che prima dell'eventuale finalissima potrebbe esserci la finale di Coppa, perché ancora la data non è definitiva. No, si pensa il 21 o il 28 in campo, ancora non si sa quale, perché forse il campo di Belpasso è inagibile per le tribune, quindi molto probabilmente è chiaro che dovete avere anche un po' di pubblico, voglio dire, anche per lo spettacolo, no? Salvo, sì, il pubblico è fondamentale pubblico. In queste allora, partite del campionato dilettantistico. Ricordo che la partita è andata col Città di Messina. C'erano qualche 700 persone a Paternò, è ritornato un pochettino. Sono cose belle queste. Certo. Poi pensare di andare a fare una finale in un campo dove le tribune sono inagibili. Non per essere di parte, ma vedo anche per. Conosco direttamente il presidente, vuole riportare veramente il Ivan Paternò, Mazzavuto, parliamo. Ivan Mazzavuto a quello che merita questa città, come Paternò. Vabbè, ricordiamo, sono passati diversi anni dai professionisti. Diciamo che questo Paternò non c'entra niente con gli altri Paternò del passato. Gli altri Paternò che sono falliti, numerosi Paternò. Quando si intraprende un progetto di una società bisogna capire dove si vuole arrivare certo. E dove si deve mettere lo stop a tutto. Io credo che in questo momento il presidente, come credo anche quelli del Città di Messina, hanno un'idea ben precisa, vogliono andare avanti, e questo già è un buon spunto. Sì, certo. Io, Paternò poi è un io se vuole il mio giudizio personale la grande scommessa a Paternò è riuscire a fare la fusione tra Real Città di Paternò e Paternese che ha vinto quello il campionato che c'è in aria pare in prima le voci dicono che ci sarà questo matrimonio. Se si riesce a fare questo matrimonio dirigenti importanti si uniscono i budget, si uniscono le idee, si uniscono gli stimoli, si uniscono la tifoseria, a quel punto secondo me Paternò ha grosse chance anche di tornare nel calcio. L'ostacolo di questa è invece quel terreno, quel campo che è ridotto. Guarda, quando parliamo del terreno di Paternò, diglielo a uno che una società gioca un'unica società. Come si fa a giocare con no, però, sentiamo un però Ettore, una unica società forte, unita, può andare dal nuovo sindaco che verrà fuori a giugno e chiederglielo con maggiore forza. Divisi non si ottiene nulla, uniti secondo me si può fare pressione e costringere la nuova amministrazione a fare il rinnovo e la sistemazione del manto erboso del Falcone Borsellino una priorità. Benissimo, con questo augurio di tutti noi sportivi e non solo, io saluto Salvo D'Arrigo, Giuseppe D'Arrigo, la famiglia D'Arrigo per intenderci, ospiti oggi qui a Penalty. Salvo è un ospite fisso ormai da tanto tempo perché ci racconta il calcio sempre con molta semplicità e chiarezza, e soprattutto Giuseppe D'Arrigo, difensore della Real Città di Paternò, che vivrà questa doppia chance per ritornare in eccellenza. E speriamo questo di è l'obiettivo anche tuo personale. Io le voglio vincere entrambe. Volete fare il double, come si suol dire. Grazie dunque alla famiglia D'Arrigo. Grazie. Ci sorrido un po'. E voglio ringraziare Carmelo Puglisi, perché Carmelo Puglisi è ritornato a Penalty, insomma, dopo tante stagioni, lui commentatore ufficiale dell'eccellenza della Serie D. Oggi ho gradito, non dico ospite, gradito compagno di viaggio di questa puntata. Grazie, di Penalty. Siamo contenti, ci vedremo ai Penalty Awards, chiaramente.
dove il calcio dilettantistico avrà il suo galà d'eccezione con uno spettacolo da non perdere. Ingresso gratuito lunedì 12 giugno a partire dalle ore 18 con le premiazioni di eccellenza e di promozione. Si premieranno miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante, miglior allenatore e miglior dirigente, sia per quanto riguarda l'eccellenza che per quanto riguarda la promozione. Mentre per quanto riguarda la prima categoria saranno soltanto tre le premiazioni: miglior giocatore in assoluto tra gli otto gironi, miglior allenatore in assoluto tra gli otto gironi e anche miglior dirigente tra gli otto gironi che compongono appunto la stagione di prima categoria, che volgerà al termine tra qualche settimana. Tra l'altro sottolineo che il Penalty Awards viene organizzato con la collaborazione diretta unica dell'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, che tra non molto invierà attraverso i propri presidenti i nominativi che poi concorreranno e che verranno presentati nelle nomination, che ufficialmente saranno presentate proprio qui a Penalty domenica 4 di giugno. Poi ci sarà tutta la settimana attraverso la pagina Facebook di rivederli. E vi ricordo anche che giorno 11, quindi il giorno prima dell'evento, giorno 11 ci sarà un appuntamento secondo me molto interessante, perché lo chiameremo Penalty Awards Anthology. Vi faremo rivedere le tre stagioni passate appunto di questo evento, che ormai è diventato importante nel mondo del calcio dilettantistico. E poi chiaramente vi aspettiamo in diretta tutti giorno 12 presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso, evento che poi rivedrete anche giorno 18 a partire dalle 19 sul canale 78 di Gold 78. Grazie a Carmelo Puglisi, grazie ai nostri ospiti. Vi ricordo la replica anche di lunedì sera a partire dalle 23:30. Vi lascio e vi auguro naturalmente il buon proseguo con lo sport targato Gold 78.